Allora, buonasera. Trattiamo subito un'interrogazione presentata dal consigliere Lanzoni relativa alla protezione perimetrale del cimitero nuovo. La parola al consigliere, prego. Sì, buonasera. Questa interrogazione era riferita agli eventi che erano successi al Cimitero Nuovo, ovvero recentemente, ma non solo recentemente, abbiamo potuto constatare che i furti sono all'ordine del giorno. All'ordine del giorno nel senso che in un periodo di 15 giorni effettivamente sono entrati anche più di 3 volte. E quindi citavo, il cimitero vecchio è stato oggetto di furti di rame e di enormi danni causati sotto gli occhi di tutti i cittadini. Il cimitero nuovo è stato teatro di furti e tentati furti anche importanti, come quello che ha causato il danneggiamento di oltre 400 tombe. Il cimitero nuovo, nel mese di novembre 2015, è stato oggetto di ennesimo furto, diverse centinaia di metri di linee elettriche e l'accensione di lumini sono state asportate e alla data odierna, all'epoca quando ho presentato l'interrogazione, non erano ancora state ripristinate. Le protezioni perimetrali di sicurezza installate nel passato sono state completamente abbandonate e su questi impianti non è stata fatta alcuna manutenzione. Un impianto di allarme di protezione perimetrale avrebbe potuto evitare il ripetersi di situazioni simili, note e abbastanza prevedibili. Relativamente al discorso degli impianti di allarme, avevo fatto un giro di tutto il perimetro del cimitero e effettivamente nei tratti, per quanto riguarda il cimitero nuovo, c'erano comunque delle torrette che era prevista questa protezione perimetrale. Però, se avete visto i filmati, è ben evidente la situazione. Allora io interpellavo il sindaco e l'assessore competente per conoscere perché l'impianto di allarme, che comunque abbiamo documentato come sistema di sicurezza, che era stato fatto per evitare o quantomeno allertare, non evitare perché magari non si può evitare, ma quantomeno allertare. In questo caso avrebbe dovuto garantire una protezione perimetrale abbastanza adeguata. E perché è stato completamente abbandonato e non vi è stata la lungimiranza di mantenerlo in efficacia e in efficienza? E se è intenzione dell'amministrazione ripristinare gli impianti di sicurezza in modo da poter evitare che si possano ripetere nuovamente situazioni simili. Grazie. Grazie consigliere Lanzoni. Risponde l'assessore Montracchio, prego. Grazie Presidente, buonasera. Allora, nella risposta che abbiamo fornito al consigliere Lanzoni sono riepilogati diversi aspetti. Innanzitutto la contestualizzazione di un fenomeno che è sicuramente odioso, ma che non è limitato al contesto se stese, tant'è che addirittura, ciò non ci consola, ma aiuta a contestualizzare il fenomeno, è stato istituito a livello nazionale un osservatorio sui furti di rame. Venendo invece al tema specifico che sollecita il consigliere, ci sono delle ragioni tecniche specifiche che sono state prese in considerazione dagli uffici rispetto al ripristino di questo impianto che in realtà risale, è stato, diciamo, avviato e poi abbandonato alla fine degli anni 90, stiamo parlando appunto di una ventina di anni fa, in occasione dell'allargamento di un lotto di lavori, insomma, dell'allargamento delle gallerie. Ipogee. Quando si è valutato in tempi più recenti l'idea di ripristinare questo sistema d'allarme, si è valutata soprattutto la complessità del contesto, la recinzione molto ampia, innanzitutto di 1,2 km,
con variazioni altimetriche e con edifici che si interrompono su recinzioni cieche e metalliche, e quindi diciamo un contesto che alla valutazione tecnica si è valutato essere, quindi rendere difficoltoso e particolarmente oneroso il ripristino di un impianto anti-intrusione su tutta la recinzione del cimitero. Invece il cimitero è dotato di un'altra cosa, cioè di un allarme anti-intrusione sugli edifici degli uffici del magazzino e un impianto di videosorveglianza sui 3 accessi carrabili con la registrazione di ciò che succede, registrazioni che naturalmente anche in tempi recenti sono state fornite alle forze dell'ordine per insomma in occasione dei furti e per agevolare naturalmente le indagini. Rispetto a questo tema ovviamente gli uffici stanno lavorando sempre alla ricerca di soluzioni più efficaci e sono al vaglio diverse ipotesi, ad esempio quella di allarmare i cavi oppure quella di turni di guardiania per esempio. Nel frattempo si sono messe in atto tutte le altre procedure più basiche come mettere la sabbia e saldare i tombini e così, per evitare proprio il furto dei cavi. Grazie all'assessore Montrasio. Consigliere Lanzoni. Sì, io ho letto la risposta e ringrazio, anche se da un punto di vista tecnico avrei forse un po' da dissentire, però non vorrei fare una spiegazione tecnica della situazione in questa sede. Ad ogni modo quello che poi volevo chiedere, siccome mi risulta che le centinaia di metri di cavi che sono stati asportati, trattandosi di cavi molto costosi, ovvero più di 50 euro al metro lineare, se faccio la somma semplicemente dei cavi che sono stati asportati ed eventuali costi di ripristino per la messa in opera, e allo stato attuale mi risulta che nonostante si sia stata ripristinata la corrente nei loculi, i cavi che sono stati asportati non sono stati rimessi, sono stati fatti degli artifizi, nel senso che si sono andate a sovraccaricare delle linee. Comunque il problema è evidente e comunque il cavo che è stato asportato e che ha comunque portato ingenti costi dal mio punto di vista. E quindi volevo capire un attimo se siamo assicurati o se questi costi ricadono ovviamente su quello che noi dobbiamo sborsare. E a questo punto poi chiederò approfondimenti su quelli che sono eventuali progettazioni che erano state fatte o sulla valutazione dei costi che erano stati previsti per fare la messa in sicurezza del perimetro. Grazie. Grazie consigliere Lanzoni. Io direi di andare oltre e ormai abbiamo superato l'orario. Quindi apriamo il consiglio. Sì, mi scusi, solo per sapere se quantomeno i costi sostenuti dell'assicurazione dei cavi e tutta questa roba qui siamo assicurati oppure se non siamo assicurati e la quantificazione di quello che è realmente il danno subito, non negli anni, perché mi risulta che sono entrati negli ultimi 2 anni quasi 200 volte, tra danneggiamenti di tombe private ed altro, però quantomeno capire se i fatti più recenti e più prossimi sono stati quantificati in euro. E visto che la situazione era anche estremamente pericolosa, perché sono state asportate le linee elettriche delle pompe di aspirazione al piano, diciamo, sotto il livello dell'acqua. Quindi la situazione, per come ho potuto capire, era abbastanza urgente e quindi i costi altrettanto importanti. Beh, vediamo se l'assessore ha delle informazioni concrete, altrimenti sì, tecnicamente un'altra interrogazione, però comunque sull'assicurazione confermo che siamo assicurati. Sulla quantificazione dei danni mi riservo di dare il dato corretto perché potrei dire cose non esatte in questo momento. Rispetto invece al tema delle pompe di aspirazione, in realtà non c'è alcun problema di sicurezza perché comunque è stato tutto immediatamente ripristinato rispetto a quel pezzo lì. Grazie. Allora riprendiamo con la parola al segretario comunale per l'appello nominale. Prego, dottoressa. Buonasera.
Aiosa, assente. Antonioli, Boccia, presente. Caponi, presente. Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, presente. Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, assente. La Miranda, assente. Landucci, assente. Lanzoni, presente. Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Sbardella, Teormino, Tittaferrante, Torraco, assente. Tremolada, Vavassori. Risultano numero 18 consiglieri presenti e 7 consiglieri assenti. Inoltre, come giustifica, mi risulta la consigliera Iosa e il consigliere Di Stefano. Come da prassi ho bisogno di 3 scrutatori, Cremonesi, 2 della maggioranza, 2 scrutatori. Chi si offre volontario? Tremolada e De Noia. Prima di trattare l'ordine del giorno, invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Grazie. Prima di procedere con la delibera, mi sono dimenticato per la registrazione che l'interpellanza presentata dal consigliere Di Stefano viene tolta perché ha chiesto solo la risposta scritta che ha già ricevuto. Grazie. Prima proposta di delibera. Costituzione di diritto di superficie di 30 anni da parte dell'ente Parco Nord Milano e a favore del comune di Sesto San Giovanni. Sulle aree a sedime dei complessi sportivi Stadio Breda, Tennis Club e Centro Sportivo Dordoni. La parola alla relatrice di commissione, la consigliera Pietra, prego. Sì, grazie signor Presidente.
Allora, il 5 aprile la terza commissione consigliare si è riunita per discutere la delibera inerente alla costituzione di diritto di superficie di 30 anni da parte dell'ente Parco Nord a favore del Comune di Sesto San Giovanni sulle aree dei complessi sportivi Stadio Breda, Tennis Club e Centro Sportivo Dordoni. L'assessore Rivolta ha spiegato alla commissione che si tratta dell'acquisizione del diritto di superficie da parte del Comune di Sesto San Giovanni per le aree sopracitate. Per quanto concerne lo Stadio Breda, il diritto di superficie del Comune scade nel 2017. Per il Tennis Club, che ha un rapporto diretto invece col Parco Nord, la scadenza è sempre nel 2017, mentre per quanto riguarda il Centro Sportivo Dordoni, il diritto di superficie assegnato al Comune di Sesto San Giovanni scade nel 2020. Per quanto riguarda lo Stadio Breda emergono criticità attenenti all'adeguamento normativo delle strutture interessate, la presenza di amianto sul tetto della palazzina Centro Servizi per rispettive porzioni sia da parte della SDS Pro Sesto, lo stadio, sia da parte del Tennis Club, il Centro Sportivo del Tennis. C'è anche la necessità di conseguire l'ottenimento del parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza alla presenza del pubblico in occasione di eventi sportivi allo stadio. L'esigenza di rifare il manto in erba sintetica del secondo campo di calcio a 11, oggetto di reiterate deroghe da parte degli organismi federali competenti non ulteriormente concedibili, con immaginabili conseguenze sull'erogazione dei servizi sportivi a un bacino di utenza composto da oltre 300 famiglie interessate all'attività della scuola calcio. Risulta evidente che le due società interessate, Pro Sesto e Tennis Club, non sono interessate a un anno dalla scadenza dell'assegnazione delle strutture a investire nelle opere di ristrutturazione necessarie, opere che in particolare per lo Stadio Breda richiedono una concessione a lunga durata per rientrare dagli investimenti necessari ai lavori. Si tratta di interventi di opere pubbliche per le quali non è pensabile una progettazione ed esecuzione con fondi pubblici, né da parte del Comune di Sesto San Giovanni né da parte dell'ente Parco Nord Milano. È invece necessario che, in esito a procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto concessionario dello stadio, così come la concessionaria del tennis, dette opere siano poste esclusivamente in capo alle parti concessionarie, le quali dovranno assicurare il rientro del finanziamento apportato da capitale privato, diretto e da credito esterno, nell'ambito della gestione dei rispettivi servizi sportivi. Per questo si richiede di anticipare i tempi di chiusura di erogazione del diritto di superficie per andare a una nuova acquisizione da parte del Comune, della durata di 30 anni, per andare in tempi stretti a gara per assegnare la struttura dello Stadio Breda e quello del Tennis Club. La delibera in oggetto è stata sottoposta a valutazione anche dall'Assemblea della Comunità del Parco Nord, composta dai rappresentanti dei comuni che ne fanno parte, del Consorzio, la città metropolitana e il Comune di Milano, ed è stata valutata in modo positivo. Si è deciso di procedere nella stessa direzione anche per il Centro Sportivo Dordoni per omogeneizzare i tempi di acquisizione del diritto di superficie per tutte le aree di proprietà del Parco Nord. Il canone annuo attuale del Tennis Club corrisponde al Parco Nord di euro 20.000. Quello dello Stadio Breda, che corrisponde al Comune, di euro 3.000. La nuova proposta fatta al Parco Nord ammonta a euro 40.000, 20.000 per la struttura del Tennis Club, 20.000 per lo Stadio Breda, cifra che sarà messa come base d'asta per la gara di assegnazione. Il Centro Sportivo di Dordoni è una vicenda a sé, come ci ha spiegato l'assessore. La gestione è affidata alla società di atletica leggera, che lo gestisce per il Comune. Il Comune corrisponde alla stessa società 89.000 euro all'anno. L'operazione legata a questa delibera va nella direzione di assegnare strutture sportive a operatori in grado di gestirle, rilanciarle, ammodernarle, pagare le utenze e restituire un servizio fruibile dai cittadini e dalle cittadine. È anche l'occasione di sistemare e riaggiornare una serie di vicende che si sono succedute dal punto di vista catastale. Nel dibattito si sono posti alcuni quesiti in merito alla tempistica della gara. La richiesta di un pronunciamento così tempestivo su un tema di evidente complessità e rilevanza pubblica si motiva in considerazione dell'obiettivo di interesse pubblico di esercitare
i servizi pubblici locali in strutture idonee, accrescendone gli standard qualitativi e dunque di realizzare le urgenti opere di adeguamento normativo delle infrastrutture sportive nell'estate del 2016, il che presuppone un cronoprogramma in tre fasi. Entro fine aprile 2016 stipulare in un atto pubblico la concessione dei diritti di superficie dell'ente Parco Nord Milano al Comune. Entro la fine del maggio 2016 espletare le procedure di evidenza pubblica di selezione dei nuovi concessionari e stipulare i relativi contratti con efficacia dal 1 luglio 2016. Il 30 giugno 2016 espletare le procedure di selezione degli appaltatori e esecutori delle opere di adeguamento da parte dei soggetti rispettivamente concessionari dei due impianti sportivi. È stato chiarito che tutte le spese saranno a carico delle società che si aggiudicheranno l'assegnazione delle strutture dello stadio Brede e del Tennis Club e che se l'offerta di chi si aggiudicherà la gara dovesse superare la base d'asta, il di più sarà dato al Parco Nord. Si è discusso anche sulla richiesta di avere dei benefit in termini di giornate a disposizione per l'amministrazione comunale e di sconti per una serie di categorie di cittadini. Sicuramente alcune cose saranno previste. Oggi ci sono 6 giornate usabili sia dal Comune che dall'ente Parco Nord. Ma bisogna anche rendersi conto che nel momento in cui tutto l'onere di gestione è a carico delle società, le richieste del Comune non possono essere del tenore di quelle che caratterizzavano assegnazioni dove l'ente locale partecipava alle spese delle utenze. Ad oggi c'è anche da dire che le società che stanno gestendo gli impianti, sia la Prosesto che il Tennis Club, hanno già una politica sportiva di accoglienza e di utilizzo gratuito delle strutture per le categorie più deboli. È stato anche chiesto che le società che gestiscono le strutture producano al Comune i bilanci, le tariffe e che ci sia da parte dell'amministrazione un controllo periodico sullo stato delle strutture e sulla sua manutenzione. Poiché nel tempo non sono mai stati completamente perfezionati i titoli riguardanti i diritti reali tra i due enti, Parco Nord e Comune di Sesto San Giovanni, e conseguentemente messe a posto le volture catastali dello Stadio Breda, rimandandole sempre ad un momento successivo, questa è anche l'occasione per mettere in regola tutto. Su questo argomento è stato chiesto di dividere le spese di questa operazione con i vari soggetti interessati. Ci sono anche chiesti chiarimenti in merito al centro sportivo Dordoni. È stato spiegato che il centro ha una strada diversa dalle altre due strutture. È vigente un affidamento dopo una gara in cui si è presentata una sola società, il GES Atletica, e che il campo è il campo sportivo comunale usato da tantissimi cittadini e cittadine, da tutte le scuole, luogo di manifestazioni patrocinate dal Comune ed eventi cittadini. E in più c'è anche da dire che le tariffe che riguardano i corsi di atletica sono molto favorevoli per le famiglie. È stato anche chiesto, nel caso in cui le società vincitrici del bando di gara dovessero fallire, che garanzie ci sono per il Comune. La risposta è stata quella che in tal caso si rifarà una nuova gara e che chi partecipa alle gare deve dare comunque una garanzia economica, e comunque un minimo rischio di impresa c'è sempre, ma che verrà monitorato il tutto anche grazie al fatto che si andranno a vedere di anno in anno i bilanci, le tariffe e tutto il resto. Io spero di aver detto quasi tutto, comunque poi ci sono i componenti della commissione che potranno intervenire ulteriormente. Grazie. Grazie alla consigliera Pietra. Prima di aprire il dibattito vediamo se per conto dell'amministrazione il vice sindaco vuole relazionare, vuole dire qualcosa, altrimenti... Quindi la parola al vice sindaco. Sì, buonasera, scusate ma stavamo esaminando l'emendamento proposto al Consiglio. No, la relazione della consigliera... del Presidente di Commissione Pietra è una relazione direi abbondantemente esaustiva. La delibera di questa sera pone le basi per un affidamento, per un bando di gara per le due strutture, per il tennis e per lo Stadio Breda, su un tempo sufficientemente lungo per garantire degli investimenti, degli ammodernamenti, degli impianti che
in questo momento, in questa situazione, l'amministrazione comunale non sarebbe in grado di fare. Ritengo tra l'altro che non sarebbe neanche corretto che una quantità tale di risorse dell'amministrazione comunale venissero investite su un impianto di questo tipo. In questi mesi più volte ci siamo detti che i grandi impianti di Sesto San Giovanni esigono un rapporto, una partnership con gli operatori che li gestiscono e che quindi devono decidere di fare degli investimenti commisurati alle loro possibilità, alle loro necessità, e che più di loro nessuno è in grado di capire, di stabilire quali sono le opere da fare. Noi sappiamo che sicuramente per lo Stadio Breda, ma anche per il tennis, c'è la necessità di intervenire e di intervenire velocemente, innanzitutto sulla ricopertura del tetto, di quel tetto della costruzione lungo via 20 Settembre, che tra l'altro è una costruzione a metà tra chi attualmente ha in gestione lo Stadio Breda e chi ha attualmente in gestione il Tennis Club. È una copertura in Ethernet, quindi va fatta un'operazione al più presto possibile, censita e regolarmente segnalata agli enti competenti. C'è il bisogno di intervenire su uno stadio come lo Stadio Breda, che ahimè è un lascito di Italia 90, nel senso che i lasciti di Italia 90 non sempre sono lasciti positivi per le strutture sportive, poiché in quell'epoca la grande disponibilità di finanziamenti molto spesso ha costruito stadi in tutta Italia, non solo a Sesto San Giovanni, di grandi dimensioni, con grande uso del cemento, che poi si sono rivelati per le città e per i luoghi in cui sono stati costruiti molto spesso faticosi ed onorosi nella loro gestione. Per questa ragione la scelta è quella di ricercare degli imprenditori o delle associazioni sportive o delle società disponibili ad intervenire con un piano di ristrutturazione, di manutenzione, di gestione e di rilancio di questi impianti. È una scelta, credo, che va nel segno di tempi assolutamente cambiati rispetto alla gestione degli impianti sportivi. È una scelta che in realtà ci consente anche di allineare una serie di rapporti che tra il Comune di Sesto e il Parco Nord erano disallineati rispetto alle scadenze, e che così facendo anche dà a un comparto, che è quello della zona Breda, appunto Dordoni, Tennis Club, una omogeneità di scadenze, e forse è anche il primo passaggio per cominciare a riflettere su un'operazione che già molti anni fa era stata ipotizzata, mai perseguita, di costruire in quel luogo della città, in quella parte della città, una sorta di cittadella dello sport. Io credo che quello di stasera è un primo passaggio, perché è l'acquisizione del diritto di superficie da parte del Parco Nord. Però credo che sia un passaggio piuttosto importante, piuttosto fondamentale. Tutti sappiamo quanto quelle strutture sono frequentate, Dordoni compreso, che restituzione danno alla città e che, come dire, che servizio forniscono alla nostra città. Tutti sappiamo che però, soprattutto per quanto concerne lo Stadio Breda e il tennis, grandi opere sono necessarie perché esse possano continuare a svolgere questa funzione. Abbiamo in questi anni, tra l'altro introdotto delle varianti alle norme tecniche di attuazione del nostro PGT, che consentono l'inserimento negli impianti sportivi di funzioni complementari agli impianti sportivi, proprio perché questo è oramai una delle forme di compensazione, di completamento degli introiti di chi gestisce gli impianti sportivi. E quindi anche questa è un'occasione che con questo bando, chi si aggiudicherà questo bando, potrà perseguire. Ecco, io credo che sia un passaggio che questa città tra l'altro si aspettava da diversi anni, perché soprattutto rispetto allo Stadio Breda, in più occasioni è stato tema del dibattito cittadino, mai concretizzatosi in atti, che da questo punto di vista speriamo che possa portare velocemente ad un nuovo affidamento e a una nuova vita per quegli impianti sportivi. Grazie. Grazie al Vice Sindaco Andrea Rivolta. E adesso apriamo la fase del dibattito. I consiglieri sono pregati di prenotarsi per il proprio intervento.
chiesto la parola alla consigliera Fanciulli, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, apriamo le danze, sennò qua non inizia nessuno. Allora, vorrei riportare un po' di considerazioni che sono sorte a seguito della lettura e del ragionamento sulla delibera in discussione stasera. Allora, la delibera ha carattere d'urgenza così come è stato fatto anche in altre occasioni, sebbene le criticità espresse anche stasera durante la relazione della Presidente presuppongono la realizzazione di opere durante il periodo estivo di quest'anno, siano da anni a conoscenza dell'amministrazione, cioè è noto da sempre, da tanto, che ci sono queste criticità. Quindi l'urgenza è un falso problema. Tutti sapevano appunto dell'urgenza, l'amministrazione, l'ente parco e le società che operano nelle strutture. Questo è l'ennesimo atto che, senza che le controparti politiche ne siano state realmente messe al corrente, viene propagandato come necessario nell'immediato. L'interesse pubblico infatti non è noto da oggi, ma è evidente che era presente anche negli anni passati. L'Eternit è lì da un po', non è lì da ieri. È grave che né il Comune né l'ente parco non si siano mai accorti dell'irregolarità evidente derivata dalla mancata realizzazione del famoso successivo atto per regolarizzare il tutto e che abbiano per così tanti anni continuato a gestire le proprietà senza sembrerebbe averne il titolo. Ragion per cui solo ora si decide di dare un ordine catastale alla vicenda. Questo farebbe pensare che l'ente parco non abbia in realtà bisogno di alcuna corretta valorizzazione del patrimonio pubblico, cioè passare da 1.890 euro a 20.000 euro all'anno è un bel incremento e sembrerebbe anche che loro ne avevano chiesti forse un po' di più. Mentre invece, al contrario, è vero che il Comune deve provvedere a fare gli investimenti preservando l'equilibrio economico del proprio bilancio, anche se non c'è alcuna garanzia, perché non c'è alcuna garanzia, e questo è anche stato detto chiaramente dal dottor Martini in commissione, ha parlato di rischio di impresa, che questo accadrà. È grave che non venga riportata nella delibera la convenzione e le caratteristiche salienti del bando dal quale scaturirebbe la garanzia di avere almeno un pareggio di bilancio tra le uscite annue, 40.000 euro per 30 anni sono 1.200.000 euro, e le entrate, né che vi sia una qualche offerta da parte della Prosesto o di altri soggetti concessori che attesti la fattibilità dell'investimento dal punto di vista economico. Cioè noi stiamo dando 40.000 euro a fronte di un possibile, o meglio delibereremo di dare 40.000 euro a fronte di un possibile studio di fattibilità, ma in realtà noi non sappiamo quali sono le caratteristiche di questo studio di fattibilità, se è stato fatto. È grave che in tutto questo non rientri un discorso di valorizzazione e promozione dello sport per la cittadinanza all'interno proprio della delibera, in quanto da come è impostato nulla si dice rispetto ai servizi che verranno garantiti ai cittadini di Sesto. Non è dato sapere neanche quali siano gli accordi tra l'ente parco e il tennis club di Sesto, o meglio sappiamo che tennis club tutti gli anni paga 20.000 euro. Il percorso intrapreso è inverso dal nostro punto di vista rispetto a quello che qualunque ente investitore avrebbe intrapreso, ossia quello di avere preventivamente la garanzia di rientro finanziario rispetto all'investimento e ai costi accessori da sostenere durante il periodo impostato. Non si comprende neanche quale sia il motivo per cui non si possa impostare con l'ente un accordo subordinato all'aggiudicazione della successiva gara pubblica e della convenzione con i soggetti privati, stante quanto detto poco fa. Chiaro che lo sport deve essere incentivato anche attraverso investimenti privati e il fatto che in questo caso non ci sia in previsione un project financing, così come mi ha confermato il dottor Martini, non può altro che trovarci a favore. Ma in ottica di miglioramento del servizio per la comunità, mentre il progetto che si configura va sempre più verso la concessione della gestione del servizio a chi non si sa.
con la sola speranza che non accada nulla di ostativo nel corso del tempo. È una visione, al nostro punto di vista, miope a breve scadenza, che aumenta enormemente i rischi di dover aumentare ulteriormente l'esposizione finanziaria per il mantenimento dei servizi a carico dei cittadini. Mi spiego, se uno dei due concessionari dovesse fallire da qui ai prossimi 30 anni, noi ci dovremmo comunque trovare a spendere i 40.000 euro senza avere un rientro sicuro. D'altronde è un privato che nel corso degli ultimi anni ha avuto serie... Allora, uno dei due privati che sembrerebbe interessato nel corso degli ultimi anni ha avuto serie difficoltà finanziarie. Sempre il dottor Martini, in una domanda diretta, riferisce che poi magari non è così grave, però la Prosesto ha un esercizio in perdita di oltre 240.000 euro, 70.000 euro in più rispetto all'esercizio precedente. Questi sono i dati in mano all'amministrazione. Non si comprende quindi nemmeno perché, dicevamo, non lo possa fare l'amministrazione comunale direttamente, forse effettivamente gli investimenti sono importanti, lasciandosi la possibilità però di aprire ad ulteriori soggetti di operare nelle strutture, quindi avere più concessionari, o meglio più associazioni sportive che lavorano sullo stesso terreno, favorendo quindi la promozione, la partecipazione e quindi lo sviluppo dello sport sestese. Economicamente dubitiamo che gli investimenti da porre in atto, che non sono nemmeno riportati nella delibera, siano tali da impattare così tanto in ottica trentennale sul bilancio del Comune, che, ricordiamolo, ha talmente tanto a cuore lo sport sestese da non finanziare in passato una corsa podistica del valore di 10.000 euro. Ma forse l'interesse nello sport che dimostra la maggioranza è sempre più rivolto a pochi soggetti gestori che alla salute dei propri cittadini. Metteteci nelle condizioni di verificare la bontà della soluzione con conti alla mano e condizioni pattuite nel rispetto delle leggi, della trasparenza e della concorrenza, e convinceteci quindi che non si tratta di una mera operazione politica propagandistica a carico delle amministrazioni future, e solo allora potremo essere d'accordo. Grazie. Grazie alla consigliera Paiosa. Ha chiesto la parola la consigliera Teormino, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Durante la commissione è verissimo, su tutte le cose che ha detto la consigliera Franciosi, quindi anche le perplessità relative agli atti formali con i passaggi successivi notarili che non hanno proprio concluso la vicenda. Io però volevo fare un'osservazione di merito più in generale, riprendendo un po' la frase con cui ci siamo lasciati nell'ultimo consiglio comunale, la frase detta dal sindaco. L'alternativa c'è anche in questo caso, così come era successo per la ricontrattazione delle mense. E l'alternativa era quella di non fare niente, quindi aspettare la scadenza naturale dei contratti, con lo stesso rischio, uguale preciso ad oggi, che gli impianti venissero abbandonati dalle società sportive che oggi usufruiscono di questi spazi, e quindi rimanere nel limbo e in balia degli eventi. Io penso che insomma il tentativo con la delibera di questa sera è far sì che questa scelta non venga scelta, e quindi non accettare di rimanere in balia degli eventi, ma di prendere la situazione in mano e comunque di compiere una scelta, dove un rischio evidentemente c'è, a mio avviso minimo, perché è chiaro che di fronte ad un accordo con il Parco Nord, io immagino insomma che ci sia l'intenzione da parte delle due società sportive, quantomeno insomma ci sia un interesse agli impianti, poi staremo a verificare e a vedere.
Ricordo anche che la faccenda dell'amianto che riguarda entrambi gli impianti sportivi, è vero, è pur vero che è una faccenda nota e che riguarda anche gli anni passati, ma finalmente come dire, le società sportive si sono anche rese disponibili a fare degli interventi e quindi degli investimenti importanti. È chiaro che a fronte dell'intenzione di fare investimenti importanti è utile ed è ragionevole garantire insomma a queste società sportive o a chi vincerà insomma un utilizzo prolungato nel tempo. Cioè uno fa un investimento che, se non erro, poi è anche abbastanza cospicuo a fronte della certezza di poter utilizzare questo impianto per un tempo ragionevole, almeno quello che è utile ad ammortizzare la spesa. Diversamente non si spiega la ragione di tutto questo passaggio. Quindi ribadisco, e questo vale sia per il tennis club sia per la Pro Sesto, la quale, se io non ho informazioni errate, alla quale, ripeto, se io non ho formazioni errate, è legata anche l'urgenza di questi interventi. E mi risulta che la società, dopo un periodo decisamente di crisi e di difficoltà, abbia modificato la dirigenza e sia in grado oggi di fare degli investimenti di un altro genere, quindi abbia anche un approccio più propositivo nei confronti della struttura che tutt'oggi sta occupando. Immagino anche con un piano di rilancio, un piano finanziario, diversi e nuovi per il futuro, questo è quello che ci auguriamo. Però mi premeva ribadire il concetto iniziale: l'alternativa c'era, non è stata scelta, ossia l'alternativa di non fare nulla e lasciare gli impianti così andare ad un futuro assolutamente incerto. Io concentrerei l'attenzione proprio su questo punto e su questo concetto, che mi sembra poi l'elemento cardine della delibera di questa sera. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino. Ha chiesto la parola il consigliere Torraco. Prego. Buonasera a tutti. Ma io rafforzo quello che diceva poc'anzi la mia collega, nel senso che qui la scelta c'è stata ed è una scelta molto coraggiosa e forte soprattutto, perché questa scelta sancisce una nuova visione dello sport a Sesto. E questa, con questa delibera stiamo a fare un primo passo su quello che potrebbe essere il futuro appunto dello sport a Sesto. Dopo tanti anni, quasi, o comunque diversi anni di accuse di immobilismo circa lo sport, finalmente ci sono azioni coraggiose verso una risistemazione su quello che è appunto la gestione dello sport a Sesto. Finalmente si sta mettendo mano con le risorse che oggi questa città ha in mano da gestire rispetto alle economie. E con questa nuova visione di revisione, appunto, come diceva l'assessore poc'anzi, rispetto ai contratti, rispetto alla revisione degli immobili, rispetto alla sistemazione e al corrispondenti alle leggi vigenti circa appunto l'ex legge 626, oggi 81 del 2006, anzi no, del 2008. Ci sono diversi aspetti che questa decisione va a rivedere e a risistemare. Pertanto, come diceva appunto la consigliera Teormino, si poteva non fare nulla e continuare forse a arrabattarsi come è stato fatto negli ultimi anni. Invece no, finalmente, con molto coraggio, questa amministrazione ha ripreso in mano tutto quello che è il tema sport. E a partire da questa delibera farà un percorso di risistemazione contrattuale, come dicevo poc'anzi, di revisione degli immobili, magari anche, e questo è stato più volte anche chiesto da parte nostra, l'assessore, di rivedere anche quello che è la quantità dei centri sportivi a Sesto. E magari concentrare, appunto, come diceva lui poc'anzi,
in una cittadella dello sport, ma messa bene, messa in una condizione accettabile, vivibile, soprattutto che sia in regola con le leggi. E io ritengo che questa delibera ha finalizzato appunto a partire con questo nuovo spirito. Pertanto quello che colgo io questa sera con questa delibera è finalmente, dico finalmente, una nuova visione di gestione dello sport a Sesto, anche perché per anni, come tutti sappiamo, Sesto aveva, nel senso che veniva gestito con l'economia di ieri e si poteva anche fare. Oggi, alla luce delle economie esistenti a disposizione dell'amministrazione, con una N siti di sport collocati in tutta la città, è difficile, ma molto difficile, mantenerli tutti. Quindi questa visione mi coglie favorevolmente, perché questo dà un nuovo spirito e un nuovo slancio dello sport a Sesto, e speriamo bene. Grazie. Grazie al consigliere Torrago. Ha chiesto la parola il consigliere Caponi. Grazie Presidente. Ma io vorrei partire da due affermazioni del collega Torrago. Finalmente una nuova visione, e soprattutto che l'amministrazione comunale con questo gesto non resta immobile e non continua ad arrabattarsi come ha fatto fino ad oggi. Io resto allibito, perché da un lato ha ragione, è quello che noi da questo banchi continuiamo a dire da anni, che da parte dell'amministrazione c'è stato in 4 anni un totale sfacelo sul mondo dello sport. Quindi questo, io vedo che lei finalmente condivide le nostre tesi, sono contento, quando dice finalmente c'è una nuova visione e non continuerà ad arrabattarsi nella gestione del mondo sportivo. Però io mi domando, con collega Torrago, ma quando noi presentammo nel 2012 una mozione ampia, articolata, dove si parlava anche della possibilità della cittadella dello sport, visto che era parte del nostro programma, che da parte dei vostri banchi è stato detto che il mondo dello sport non necessitava di una nuova visione, di un rilancio, di quant'altro, dov'era? Dove eravate? Poi, rispetto alle manifestazioni sportive, ma scusate, quello che dice il vice sindaco Rivolta, all'atto del suo insediamento, da parte del nostro gruppo, ci fu un riconoscimento di un nuovo modo di affrontare la questione. Ovviamente poi non c'è stato un riscontro da parte del vice sindaco, perché c'è una contrapposizione politica, ma noi, quando una persona dice delle cose corrette, lo diciamo chiaramente, anche se sta in maggioranza al nostro avversario. Però dalle parole devono conseguire i fatti. Allora, innanzitutto, rispetto alle grandi manifestazioni sportive, io vi ricordo che l'anno scorso, con quella marcia del 1° maggio, venne giustificata la cancellazione per la concomitanza di eventi di carattere internazionale. E quest'anno perché non è stata organizzata la marcia del 1° maggio? Non ci sono manifestazioni mondiali, non ci sono olimpiadi, eppure non viene svolta. Ma consigliere Pietra, cioè, è una manifestazione che è stata uno fiore all'occhiello rispetto alla nostra città. Allora, un anno fa ci fu data questa rida, pure non c'è problema, tanto qualsiasi cosa venga detto, buona o cattiva, lei non è capace mai di comprendere quello che la gente dice. Il pedale, la manifestazione ciclistica del pedale si estese, scomparsa dalla nostra città. Ecco, quindi rispetto a questa delibera, quello che noi solleviamo, a parte le sue osservazioni che riprendono in toto le nostre perplessità, e come lei ha detto giustamente, 4 anni di totale dove ci sono proprio arrabattati, arrampicati su vetri, non c'è stato fatto nulla. Ma oggettivamente questa delibera a parole va, come dice l'assessore Rivolta, con una nuova visione, però perdonatemi, la delibera è di contenuti completamente oscuri, perché non si ha con chiarezza, non c'è indicato quali sono le proposte, gli sviluppi, questa nuova visione. Le parole devono avere comunque delle conseguenze nei fatti. Cosa intendete dire per una nuova visione? Se c'è una nuova visione, ditecelo, cosa volete fare, qual è il vostro obiettivo nel mondo dello sport? Cioè, oggettivamente quello che manca è questo. Voi lo sapete, ma da parte dell'opposizione no, perché vengono detti soltanto gli aggettivi. Ma spesso capita, non a caso noi le commissioni ci vengono comunicate a volte 3 giorni prima, voi le sapete in anticipo di un mese quando si terrà la commissione. Ma questo fa parte del vostro modo di trattare gli avversari politici. Questa delibera
come dice l'assessore Rivolta, può darsi che abbia una nuova visione. Noi sicuramente collaboreremo, come abbiamo sempre collaborato, sosteniamo un nuovo modo di pensare al mondo sportivo. Vi invitiamo a rileggere, forse magari è stato anche spunto di riflessione politica, la nostra mozione presentata nel 2012, che dava l'indicazione veramente di un rilancio del mondo sportivo. Grazie consigliere Caponi. Andiamo avanti con gli interventi. Non vedo prenotazione. Ha chiesto la parola la consigliera Pietra. Prego. Sì, due cose. Ma intanto così, vabbè, a parte che poi ognuno interpreta come vuole quello che le persone dicono, la mia interpretazione di quanto ha detto il collega Torraco è ovviamente diversa. Io credo che invece ci sia stato proprio in questa consigliatura un grosso sforzo di analisi di quella che era la realtà del mondo sportivo a Sesto San Giovanni, di quella che era stata e di come si poteva continuare a dare la possibilità di uno sport possibilmente per tutti e tutte, cambiando però alcune cose. È indubbio che negli anni d'oro, io mi ricordo, lavoravo giovanissima per i centri Olimpia, credo che ci fosse un centro Olimpia in ogni scuola di Sesto, quasi gratuiti per i cittadini e le cittadine, i bambini uscivano da scuola e venivano al centro Olimpia. E poi c'è stato il fatto che si sono aiutate tantissimo anche a svilupparsi giustamente nel momento in cui si poteva una serie di società sportive, dando, contribuendo, pagando, non facendo pagare le utenze eccetera. Poi i tempi sono cambiati e si è dovuto fare i conti con la realtà, appunto, non fare niente o fare tutto, ma non si capisce bene, punto di domanda, dove li vado a prendere i soldi, in un momento in cui non solo le amministrazioni locali hanno delle grosse difficoltà, ma ce l'hanno le federazioni sportive che una volta elargivano i soldi, ce l'ha il centro CONI che una volta dava dei servizi e anche dei finanziamenti e che non dà assolutamente più, e così via. Non c'è più neanche la provincia e la regione ha anche lei i suoi problemi nel poter finanziare, tant'è vero che in tutte le grandi città una serie di manifestazioni importanti sono purtroppo venute meno. E lo sforzo qual è stato? Quello di vedere come si può continuare a fare sport facendo però un discorso diverso, cioè riuscire a rimettere a nuovo, riutilizzare le strutture sportive che erano un patrimonio della nostra città, ma che il tempo ha consumato. Una volta eravamo forse la città più avanti come strutture, sicuramente come palestre delle scuole sì, anche rispetto a Milano, però gli anni passano, le cose si rovinano eccetera, e quindi bisognerebbe avere una serie di possibilità finanziarie enormi per rimettere a posto. Allora come faccio? Faccio le operazioni che si sono studiate di fare. Cioè si cambia, si discute anche con la società sportiva per cambiare la mentalità, si fa in modo che in un luogo dove si fa sport si possano aprire anche dei negozi o altre cose inerenti allo sport, e c'è stata la delibera in questo senso. Si fa in modo che le società investano ma possano poi nel tempo recuperare, e si deve dire che purtroppo non possiamo più pagare utenze eccetera come avveniva prima. Quindi direi che lo sforzo maggiore, che peraltro da qualcuno è stato riconosciuto anche nella commissione, è andare nella direzione di assegnare strutture sportive a operatori in grado di gestirle, rilanciarle, ammodernarle, pagare le utenze e restituire un servizio fruibile dai cittadini e dalle cittadine. Io credo che per esempio l'esempio del Centro Sportivo Dordoni sia lo sforzo massimo che il Comune sta facendo per il suo campo sportivo, e dove ci mette del suo per dare la possibilità a migliaia di cittadini e di cittadine, soprattutto delle giovani generazioni, di usufruire di quello spazio. Detto questo, da sportiva, anche avendo i soldi, anche facendo in modo che la FIDAL non si sa come ci dia dei soldi per fare la marcia del primo maggio,
Quest'anno, essendoci Rio 2016, Olimpiadi estive, ci troveremmo nella situazione dell'ultima volta o da penultima, non ricordo, che abbiamo fatto la marcia sesta, dove essendoci un grande campionato mondiale di lì a pochi giorni, abbiamo avuto una presenza di nessun campione, nessuna campionessa, ma di una serie di persone. E quindi il rischio anche che il livello competitivo di attrazione anche dei media, di pubblicità per la nostra città venisse meno. Quest'anno io penso che la maggioranza degli atleti e delle atlete saranno nella fase di preparazione e sceglieranno ad hoc alcune gare, se le scelgono, di allenamento, ma non credo che verrebbero qua a Sesto San Giovanni. Quindi il problema è sicuramente quello di come, perché è facile dire faccio lo sport qui, faccio il grande evento eccetera, se però poi non vedo dove e come. Ripeto quello che ho già detto una volta, non mi ricordo più se era Benetton quello di quella o era un altro grosso imprenditore. Non abbiamo qui a Sesto un grosso imprenditore che ci apre un centro sportivo, ci dà i soldi, ce lo fa, lascia gestire eccetera. Bisogna fare, credo, i conti con la realtà e credo che ci sia un grosso sforzo per mettere a posto nella nostra città i luoghi dello sport, cercando di far sì che tutti e tutte, soprattutto le giovani generazioni, possano usufruirne al meglio. Grazie. Grazie alla consigliera Pietra. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia. Grazie. Prego. Presidente. Questa sera, come altre sere, ci troviamo di fronte a una delle questioni che spesso ritorna in questo Consiglio Comunale, che è il rapporto tra pubblico e privato. Noi, condividendo l'impianto della delibera, pensiamo che ci sia una dichiarazione importante, cioè che è quella che ormai è sotto gli occhi di tutti da anni, cioè che il comune da solo certe cose non le può più gestire e quindi si ricorre a un partenariato tra pubblico e privato. Una cosa importante quando si ricorre a questi strumenti sicuramente è la selezione del privato, perché un comune, un ente, quando fa un bando di gara o comunque anche stipulando delle convenzioni, ha sicuramente tutti gli strumenti per operare una selezione accurata del privato con il quale vuole collaborare, che vuole che collabori sul suo territorio. In questo caso, abbiamo letto nella delibera, appunto, nello specifico di quello che sta gestendo in questo momento Prosesto, coinvolge 300 famiglie con la scuola calcio, e negli ultimi tempi abbiamo sentito di questo progetto sulla disabilità. Quindi comunque un privato di qualità. È anche vero che, sentendo poi l'intervento della consigliera Franciosi, che spiegava appunto in che condizioni versa i conti di questo privato, ci sentiamo anche di sposare alcune preoccupazioni. È vero che in questo momento, facendo un bando di gara, gli impianti sono, tra virgolette, sul mercato, quindi non è detto per forza che siano loro gli aggiudicatari o che si presenteranno. Però questa è una cosa importante, studiare dei criteri per cui comunque un'amministrazione comunale sia tutelata. È importantissimo, perché è chiaro che quando noi gestiamo problematiche di questo tipo ci dobbiamo sempre ricordare che non lavoriamo con i soldi nostri, ma lavoriamo con i soldi di tutti i cittadini. Quindi in un certo senso mi sento di sposare quelle preoccupazioni che portava prima la consigliera Franciosi. Ma credo che questo, mi spingo anche oltre, possa andare anche in altri ambiti, possa valere per altri ambiti. Possa valere per esempio per l'ambito culturale e ricreativo. Noi abbiamo sul territorio altre situazioni, associazioni che magari in un certo senso non sono solo, diciamo che tirano fuori anche qualche stipendio, si dice in gergo, parlando in maniera concreta, che non siano solo fatte di volontariato, ma che sul territorio hanno un grande radicamento e che svolgono un lavoro importante e che a volte si fatica a riconoscere perché magari appunto non sono solo fatte di volontariato, ma che come Prosesto, che ovviamente ha anche un ritorno dal punto di vista economico, fanno un grande lavoro all'interno del territorio. A me viene in mente, quando si parla del rapporto tra pubblico e privato, quando si studiò quella formula per
l'accreditamento dei nidi, no? Io mi ricordo che al tempo della discussione mi interessava il fatto, un fatto importante, cioè perché ci si riferiva solamente a soggetti che erano, almeno se non ricordo male, dai 3 ai 5 anni che lavoravano sul territorio. E mi ricordo che mi risposero, e mi sorprese parzialmente la risposta, ma la trovai molto giusta, molto corretta. E dissero, beh, noi quando ci rivolgiamo a qualcuno, a un privato che lavora sul nostro territorio, vogliamo che sia un privato stabile, cioè qualcuno che ha gestito per parecchio tempo, o comunque per un tempo teso a garantire che la continuazione del servizio sul territorio, che riesca a continuare e a gestire e a garantire la qualità. Questa è una cosa alla quale bisogna porre attenzione. La possibilità che un privato, seppur gestendo un servizio che prima gestiva il pubblico, si presenta perché si sente in grado di gestirlo, riesca a garantire la stessa qualità, ma questo è sempre in mano all'amministrazione comunale, cioè alla politica, che gestisce e può gestire questi passaggi in modo che il tutto avvenga sempre nell'ottica dell'utenza, cioè del cittadino, e non solo, come succede a volte, al fine di tutelare quelle che magari sono realtà che ci sono sul territorio, che conosciamo bene, ma che poi alla fine non riescono a garantire la stessa qualità di altri alle quali magari le porte sono completamente chiuse. Ho fatto l'esempio del settore cultura perché so che c'è una possibilità, ci sono società che lavorano sul territorio e che spesso mi dicono, parlandoci, che si sentono un po' emarginate. Bene, questo esempio di questa delibera, nel quale si riconosce anche a un privato un ruolo importante all'interno della città e gli si dà spazio, spero che venga esteso un po' a tutti i settori, perché ritengo che sia la via maestra per un futuro di un buon partenariato tra pubblico e privato che possa garantire comunque la qualità di alcuni servizi. Grazie al consigliere De Noia. Ha chiesto la parola la consigliera Pastorino. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io parto da questa considerazione. Sono molto legata alla cittadella dello sport. Sono legata perché ho respirato quell'aria per tanti anni e quindi affettivamente, dal punto di vista emozionale, eccetera, sono coinvolta. Sia come ex atleta, come allenatrice, come tifosa, come tutto. Penso che in quella zona lavorino da tantissimi anni delle associazioni sportive o società sportive che hanno fatto la storia dello sport sestese. Se penso alla Pro Sesto con i suoi 100 passanni, se penso al GEAS comunque con i suoi 60 passanni e alla Libertas anche che lavora al campo di atletica, anche lei insomma una signora di più di 60 anni. Quindi insomma sono stati proprio delle associazioni che hanno segnato un certo modo di fare sport e a mio avviso sono stati anche un modello molto importante per la città di Sesto San Giovanni. Poi è chiaro, non sempre tutto funziona al meglio, per cui talvolta si attraversano anche dei momenti non felicissimi, non positivi al massimo, però comunque sono sempre stati capaci di andare avanti e di portare avanti valori importanti di promozione dell'attività sportiva a Sesto. Adesso, come diceva prima la consigliera Teormino, anche la Pro Sesto vediamo che comunque ha fatto un notevole salto di qualità, al di là non parlo della prima squadra, non parlo del lavoro, diciamo così, delle squadre agonistiche, ma parlo proprio come lavoro di promozione dell'attività sportiva. Lavoro sul territorio, lavoro di gestito insomma anche per un certo tipo di sport. Ecco, non ultima questa iniziativa che io ho definito lodevole, proprio non solo io, insomma da parte di tutta la cittadinanza,
di questa scuola calcio per ragazzi disabili, che è sicuramente un aspetto molto importante da tenere in considerazione. E così anche le altre strutture, che possono essere quelle del Dordoni. Ecco, ho lasciato indietro il tennis club, che sicuramente non è ultimo come valori e tutto. So che lavora benissimo sul territorio, so che sta facendo anche delle buonissime cose, ho visto il numero, l'incremento dei soci, comunque degli atleti che fanno parte di questa. Okay. E quindi sicuramente anche esso, insomma, porta avanti delle situazioni estremamente positive. Detto ciò, io sono favorevole a questa delibera. È chiaro che, come si diceva prima, qualche rischio potrebbe anche averlo, nel senso che comunque è chiaro che bisogna valutare sempre, attraverso un bando, attraverso, insomma, un'assegnazione, quali sono le società che potranno andare chiaramente a lavorare su quegli impianti e come potranno andare a, diciamo così, ristrutturare queste strutture. È chiaro che il Campo Breda è una struttura sorta un po' in quel modo negli anni 90, per cui comunque ha una sua pesantezza, come diceva l'assessore, anche proprio come struttura, e quindi ci saranno dei lavori impegnativi, e anche i campi stessi, insomma, mi sembra che siano in una condizione che vanno sicuramente rivisti. Quindi sono favorevole. È chiaro che i 30 anni sono un periodo molto lungo, ma che permettono comunque alle società che andranno a lavorare su queste strutture di poter fare delle operazioni e delle ristrutturazioni chiaramente adeguate. È chiaro, sono cambiati i tempi, è cambiato il mondo, sì. Io sono sempre legata anche allo sport agonistico e vedo molta sofferenza in questo tipo di attività, no? Perché comunque mancano le sponsorizzazioni, perché comunque anche magari non so, dal punto di vista così di imprenditori locali eccetera, c'è un po' poca attenzione, o comunque grandi sponsor sicuramente magari sponsorizzano altro e non la squadra locale, però insomma bisognerà lavorare in tal senso per far sì che anche questa attività, queste discipline così avanzate dal punto di vista tecnico possano tornare, insomma, ad essere grandi. Sono comunque un faro, l'attività agonistica è comunque un faro che serve così a catalizzare anche un po' l'attenzione. Non a caso, insomma, quando c'è un risultato estremamente positivo a livello nazionale, vediamo adesso le pallavoliste che hanno raggiunto, insomma, un grande traguardo a livello internazionale con la Coppa Europa, e da lì poi è chiaro che c'è uno spirito di emulazione, voglia comunque di far parte di un evento che è diventato importante. Quindi mi auguro che si possa, insomma, fare qualcosa in più anche per queste attività sportive. Poi ho ascoltato con attenzione il consigliere Caponi. È chiaro che su alcune cose io mi trovo abbastanza d'accordo, pur considerando che chiaramente i problemi di bilancio sono molto pesanti, però penso anche che le manifestazioni sportive rappresentino anch'esse un qualcosa che possa rilanciare il mondo dello sport, e quindi secondo me, insomma, bisogna portare qualcosa anche di interessante a Sesto. Alla fine è chiaro che, non so, anche quando ho visto la Spring Cup, che è una manifestazione di pattinaggio a squadre, ho visto tanta gente che comunque era in giro per la nostra città, tanta gente in giro nei nostri alberghi, nei nostri ristoranti, eccetera. È chiaro che crea un indotto positivo anche per tutte le attività parallele che possono esserci attorno proprio al mondo dello sport. Quindi bisogna lavorare molto e bisogna cercare comunque anche di andare avanti pensando a un futuro. Io mi trovo un po' a metà strada, perché quando i passati sono troppo gloriosi poi è complicato dimenticarli. Però bisogna fare anche uno sforzo non di dimenticarli, ma di guardare avanti. Grazie. Grazie alla consigliera. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. Buonasera a tutti e a tutte.
Ma dunque, innanzitutto io vorrei cercare di stare solo sulla delibera, anche se l'argomento sport è un argomento che appassiona ed è bello, anche perché San Giovanni vive, ha vissuto e vivrà di sport, perché non è che lo sport che c'era domani ce lo dimenticheremo, anzi, presumo proprio di no. Però dovremmo cercare di capire questa delibera, le opportunità che dà, ok, oltre a determinate criticità, però sicuramente le opportunità che può dare. Cerchiamo di capire che le strutture di oggi devono avere degli standard di sicurezza e di qualità che non sempre riusciamo a rispettare con le finanze comunali. Ok, quindi bisogna cercare di partire da questo presupposto. Per fare questo, quindi, bisogna cercare anche di dare l'opportunità a un privato, visto che stiamo parlando di privati, di poter accedere a questi bandi, e per accedere a questi bandi devono avere una durata di un certo tipo, per far sì di rientrare del capitale iniziale. Uno mette un capitale iniziale per fare un investimento, qualsiasi tipo di investimento sia, in primis in sicurezza, in secondo in standard qualitativi, e terzo, come potrebbe essere in questo caso, la sistemazione di un tetto che adesso è in Eternit, e magari anche la creazione di un campo in sintetico. Adesso dico, butto lì delle idee e butto lì qualcosa, di cui quelli in Eternit non è un'idea ma è un dovere. Quindi secondo me su queste cose dobbiamo poi alla fine fare i conti, che non sono solamente conti economici ma sono anche standard, come dicevo, di sicurezza, che non sempre si possono affrontare. Ma non si possono affrontare perché non ci sono i soldi o per altri motivi. Effettivamente la mancanza di soldi o la pochezza di finanze è diciamo oramai un dato strutturale, ok? Magari alcuni comuni investono di più nello sport, alcuni meno, però si tratta questo di priorità di spesa, priorità di bilancio. Noi probabilmente mettiamo soldi da altre parti, qualcuno può dire buttati via, fatto correttamente o meno, ognuno ha una valutazione in proprio, però sicuramente i soldi vengono messi forse da altre parti, non dico uno per dirne tanti, potrei dire i nidi, potrei dire le politiche abitative o altre situazioni di questo tipo. Quindi è chiaro che vengono a mancare forse soldi per altri capitoli di bilancio. A questo punto bisogna cercare di matchare, come si usa dire, con le opportunità che il mercato in questo caso dà, ma salvaguardando l'interesse dei cittadini, che è l'usufruire di certi ambienti a costi di un certo tipo, che è quello che l'amministrazione cerca di fare quando vengono fatti i bandi. Io ho sentito parlare di project financing, sì è vero, però io continuo a dire in quest'aula che secondo me stiamo valutando il partenariato pubblico-privato, è un'opportunità secondo me che forse non stiamo valutando in maniera così esaustiva o un percorso forse che non stiamo seguendo in maniera così, come dire, evidente o possibilista come in realtà continuiamo a fare col PF, che sono due percorsi, se si vuole, simili, però hanno, come dire, una struttura degli obblighi di bilancio diversi, okay? Comunque al di là di questo, è chiaro poi che la delibera porterà successivamente a un bando di gara. Il bando di gara avrà obbligatoriamente un piano economico, strutture, normative, chi più ne ha più ne metta. E quindi è poi da lì che si vedrà la sussistenza e la capacità di chi farà le proposte e saranno le gambe per andare avanti. Io vedo che più che aver avuto coraggio su questa delibera, che la trovo una delibera, me lo consente l'assessore, non da coraggio ma da buon padre di famiglia, come a me piace dire, nel senso che è un'opportunità questa delibera, ma secondo me la delibera che può avere cambiato il modo e la tipologia di interpretare lo sport è stata la delibera o l'opportunità che è stata data sul centro Boccaccio, ossia il fatto che dei cittadini di quel quartiere, società di quel quartiere, operanti in quel quartiere, abbiano preso in mano un qualcosa che era completamente chiuso, completamente in disuso, l'hanno rivalorizzato, stanno continuamente ancora rivalorizzandolo e rendono accessibile a quella parte della città, ma a tutta la città, quello spazio sportivo che in realtà era un oasi, si può dire, un deserto era fino a che venissero loro, perché era per un po' di tempo era andato in disuso e veramente era stato, non dico un campo di patate come lo poteva essere Manin, poi anche lì riadattato, usufruito ben bene come è accaduto dopo. Però secondo me il Boccaccio può essere l'emblema di ciò, tra virgolette, che è stato il, come dire, il, chiamiamole le colonne d'Ercole, chiamiamole come vogliamo, l'oltre che questa amministrazione secondo me correttamente ha visto. Non vorrei dimenticare che lo sport a Sesto, come tanti altri ambiti, è lavoro, che a volte spesso lo sottovalutiamo, è opportunità di crescita, qui intendo crescita caratteriale,
è salute e tutto quanto. Noi dobbiamo quindi cercare di far sì che tutte le strutture sportive, anche i parchi, siano aperti 24 ore al giorno, siano resi usufruibili da tutti, il più possibile da tutti, e a costi che siano veramente lo sport di tutti per tutti. Questo non lo so se sarà ancora possibile, ci si augura di sì. Vorrei finire con una piccola cosa. Io avevo visto con estremo favore un progetto presentato dalla lista Sesto nel Cuore che si chiama 0246, a inizio consigliatura, che secondo me, chiedo scusa, è stata fatta cadere troppo presto, perché secondo me ci sono opportunità in cui quel progetto si possa inserire in certi ambiti. Quindi, ripeto, si lavora insieme, perché il Consiglio Comunale serve anche per lavorare insieme, al di là delle idee politiche che possono essere diverse. Secondo me era un bel progetto, un progetto che può inserirsi in certi PI sportivi o in certi ambiti sportivi adesso che hanno bisogno di queste cose, e io sinceramente cercherei di rivalutarlo. Grazie. Grazie al consigliere Nossa, ha chiesto la parola il consigliere Cremonesi, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, veniamo alla situazione degli stadi. Io per quanto riguarda la situazione stadi do sempre una lettura politica differente, perché essendo un frequentatore conosco un attimo le dinamiche in modo più approfondito. Veniamo allo stadio di Sesto San Giovanni. Per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda la città, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, negli ultimi decenni lo stadio di Sesto San Giovanni non è mai stato un problema, perché comunque c'era una squadra che giocava in una categoria fino al 2005-2006 dove lo stadio andava a genio, tranquillamente, non c'erano lavori da fare, non c'erano ammodernamenti e le manutenzioni erano gestibili. Lo stadio non è mai stato un problema. Se pensiamo a tutte le altre città, ad esempio a Milano, dove dal 2007 ci sono costantemente dei lavori nello stadio, capiamo che a Sesto San Giovanni paradossalmente non è successo niente. E forse è questo il motivo per cui questa delibera arriva adesso, arriva in questi anni e non prima. Spieghiamo un attimo perché. A livello calcistico, per quanto riguarda gli stadi italiani, c'è stato un anno, che è stato il 2007, dove nel 2007 sono successe delle cose. Queste cose che sono successe hanno fatto cambiare tutte le normative riguardanti i tifosi, le società e gli stadi. La cosa spiacevole che purtroppo è successa a Sesto San Giovanni è che la squadra di Sesto San Giovanni da quegli anni lì in poi ha avuto questi famigerati due fallimenti, con queste due aste, io per me sono sempre due fallimenti, con queste aste fallimentari andate deserte, perché in alternativa qualche ammodernamento allo stadio dovevamo farlo prima. E dico perché? Perché comunque la situazione nazionale, io vedo che ci sono anche in Italia dei consigli comunali, cioè io leggevo in questi giorni Cagliari, 10 anni di discussione in consiglio comunale per lo stadio nuovo, cioè 10 anni, noi ci arriviamo adesso e ci arriviamo con delle logiche che comunque sono un intervento di amianto e un intervento per i campi di erba sintetica, immagino della primavera, delle categorie inferiori. Però interventi commisurati alla serie dove la Pro Sesto sta giocando. Perché, ribadiamolo, se noi avessimo avuto la Pro Sesto che giocava in una serie superiore, noi dovevamo intervenire prima, con lavori che non sono i tornelli, perché i tornelli vanno installati per gli stadi oltre i 10.000 posti, però lavori sul settore ospiti, lavori sull'area stampa, lavori sui bar, il settore ospiti deve essere, come dire, circondato di un parcheggio per gli ospiti che devono essere incanalati in un preciso cancello, quindi c'è anche tutta una realtà urbanistica da gestire. Cosa possiamo fare in questo momento? Io vedo che questo è il minimo, secondo me, che possiamo fare per la Pro Sesto. Visto e considerato la storia che ha avuto, visto e considerato gli avvenimenti degli ultimi anni, se si può gestire e continuare a farla giocare in questo stadio, va bene. Non è detto che salendo di categoria, auguriamo a tutti alla Pro Sesto di poter salire di categoria, non è detto che riesca a giocare ancora a Sesto San Giovanni. Ce lo auguriamo, però devono essere fatti dei lavori di manutenzione e di ammodernamento. Io vedo ad esempio lo stadio di Monza. Lo stadio di Monza è uno stadio da 19.000 posti, però omologato per 9.900.
una realtà simile, i lavori purtroppo sono da fare. Dal 2007 in poi la legislatura in Italia è cambiata sul tema stadi. Concludo, secondo me, con tre questioni che l'amministrazione comunale potrebbe gestire. In primis, aumentare il collante tra i cittadini e lo stadio. Cioè, non trascurerei il fatto che alcune persone a Sesto San Giovanni non sanno dov'è lo stadio, cioè se non il sabato quando vanno a fare la spesa che trovano le strade chiuse. Quindi questo gestendo quelle che sono le gratuità che l'amministrazione comunale ha a disposizione, anche con interventi sulla scuola, su altri sport e quant'altro. Aprire alle opportunità anche per altri eventi, ad esempio i concerti. Si può, non dico far cassa, però si può aprire ai concerti, si possono fare eventi di altro tipo. E terza ed ultima cosa, mi rivolgo all'assessore, ci sono tantissimi bandi della Lega Professionisti e della Lega Nazionale dei Dilettanti. Questi bandi vanno intercettati, ci sono stadi più piccoli di quello di Sesto San Giovanni che stanno ricevendo fondi. Noi dobbiamo ottenere questa opportunità. Grazie mille. Grazie consigliere Cremonesi, non vedo più interventi, quindi c'è la possibilità sia da parte dell'amministrazione che dei relatori di poter intervenire. Vedo la presentazione del vice sindaco Rivolta, prego. Sì, grazie nuovamente presidente. Mi sembra fondamentale però partire da un chiarimento. Noi questa sera non stiamo discutendo del bando con cui affideremo le due strutture. Noi questa sera stiamo discutendo di una delibera che riguarda l'acquisizione del diritto di superficie dal Parco Nord per il Comune di Sesto San Giovanni. Vorrei che fosse chiaro anche a tutti che questo atto, essendo un'acquisizione, è un atto che vede due contraenti, e che quindi lo stesso atto è passato nei giorni passati nell'assemblea di comunità del parco, cioè l'assemblea in cui sono rappresentate tutte le amministrazioni comunali, tutti gli enti locali che hanno quote del Parco Nord. Questo per dire che la stessa identica delibera è passata in un altro consiglio e che quindi le due delibere devono essere e devono combaciare. E che questa delibera è anche frutto di un'interlocuzione evidentemente con il Parco Nord, con l'assemblea, con il gestore del Parco Nord. Un po' di questioni. Io non so dove è nato il fraintendimento rispetto al carattere di urgenza, perché probabilmente l'ho generato io, quindi mi assumo la responsabilità. Io ho detto in commissione chiaramente che il rapporto tra la Prosesto e l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni sarebbe, non in teoria, ma in pratica, scaduto fra un anno, ma che in realtà è stato richiesto da chi gestisce lo stadio di anticipare, perché cosa avviene normalmente? Avviene che quando ci sono degli affidamenti lunghi, molto spesso poi gli operatori negli ultimi anni, quando hanno, come dire, intenzione di fare investimenti o quando si propongono di fare degli investimenti, evidentemente, soprattutto dato il carattere di importanza e della quantità in termini economici dell'intervento, ovviamente si prendono l'impegno di fare questi investimenti nella misura in cui saranno riconfermati a seguito di un bando come affidatari di quella struttura. Questo è abbastanza importante e quindi da questo punto di vista il carattere di urgenza è questo, perché noi avremmo tranquillamente potuto aspettare un altro anno e alla fine del prossimo anno agire su un nuovo bando, ripartire con l'acquisizione del diritto di superficie del Parco Nord. Abbiamo scelto di anticipare i tempi perché gli interventi da fare all'interno dello stadio Breda e all'interno del tennis club sono interventi significativi che non possono essere procrastinati o che non ha senso procrastinare, quindi era corretto muoversi in questa direzione. Era corretto, ci è sembrato giusto muoverci in questa direzione. Allora, rispetto ai rischi di impresa e rispetto alla non presenza di garanzie, come si dice nelle mie parti, un po' piano, un po' ad asi. Allora,
Chiunque abbia affidato una struttura di questo tipo deve, nel momento in cui partecipa al bando o gli viene assegnata la struttura, sottoscrivere una quantità di garanzie sufficienti a coprire in genere sui 30 anni, poi ci sono formule diverse. Poi, quando dovesse essere pronto il bando, la mia disponibilità è a ripassare in commissione per discutere del bando, ma noi questa sera non discutiamo del bando, noi in questo momento stiamo semplicemente discutendo della delibera e stiamo deliberando di acquisire il diritto di superficie. Per cui da questo punto di vista vorrei garantire tutti, qualsiasi nostra struttura affidata a una società, a questa società ha l'obbligo di sottoscrivere una serie di garanzie. Dopodiché una parte di rischio di impresa c'è, però non è che c'è soltanto per gli operatori pubblici, c'è fuori nel mondo, il rischio di impresa c'è, la garanzia perché le cose avvengano come le pensiamo e come vorremmo che avvenissero, totale non c'è da nessuna parte. Si possono mettere in sicurezza tutte le operazioni possibili, scegliendo tutte le cautele, ma poi, scusate, fatemi dire da imprenditore, là fuori il mondo continua a viaggiare, e se si cerca di essere assolutamente garantiti fino in fondo il rischio è l'immobilismo per un'amministrazione comunale. Quindi da questo punto di vista si è fatta una valutazione sul valore del diritto di superficie, c'è stata una discussione col Parco Nord che in un primo momento pensava, come dire, di cedere il diritto di superficie soprattutto per il Breda a una cifra più alta, è stato oggetto di una discussione, di una comparazione tra le redditività dei due impianti e si è divenuti a una soluzione che è quella di dire si va alla verifica del mercato, se sarà il mercato a decidere il valore con una base e tutto ciò che cederà quel valore che è stato fissato nel bando sarà comunque, poiché l'amministrazione comunale, come dire, si fa tramite per il parco, sarà restituito al parco qualsiasi cifra dovesse cedere. Questo per essere, come dire, molto, molto chiari e molto trasparenti. Così come le questioni che riguardano gli impegni di tenuta di rapporto con la città rispetto al rapporto con il parco, rispetto agli impegni sociali, saranno poi oggetto delle cose che qualificheranno il bando. Oggi dobbiamo prima disporre di un bene se lo vogliamo mettere, come dire, se lo vogliamo mettere a bando. Stiamo facendo questa operazione, stiamo acquisendo il bene per poi costruire un bando e quindi la discussione anche di questa sera con le cose che molti consiglieri comunali hanno detto rispetto alla necessità di rafforzare il rapporto con la città, l'impegno sociale, che tra l'altro vi sottolineo esserci già attualmente in alcune di queste strutture, perché sappiamo per esempio che il tennis club ha un rapporto storico con il CDD, oppure sappiamo che la Prosesto, cioè gli assegnatari attuali, ha ieri pomeriggio allo Stadio Breda lanciato un'iniziativa importante che è quella di costruire una scuola calcio per bambini con disabilità. Vorrei che fosse chiaro, i 10.000 euro della gara podistica non mi risultano, la marcia di cui si parla spesso in Consiglio Comunale costava 70.000 euro all'anno. 70.000 euro all'anno, così come vorrei ricordare a tutti quanti che sono 2 anni che non si fa la gara del 1° maggio, non l'anno scorso non l'abbiamo fatta perché c'erano degli impegni, sono 2 anni che non si fa la gara per una serie di impegni internazionali, ma anche perché l'amministrazione comunale in un quadro economico mutato delle proprie risorse ha deciso che investire 70.000 euro per una sola singola manifestazione, quando il bilancio comunale dello sport quest'anno sarà di 160-170.000 euro, sarebbe un errore, invece forse bisogna distribuire in maniera diversa le risorse, scegliere priorità diverse e investire su questioni diverse. Rispetto a quello che viene detto in continuazione rispetto ai 4 anni, ha fatto bene il consigliere Nossa a ricostruire un pochettino la storia del Boccaccio Pertini, perché secondo me è emblematica. Io provo a fare un elenco, alcune sono operazioni che mi sono trovato io a completare, altre sono operazioni che sono cominciate, come dire, da quando sono diventato assessore allo sport, altre sono operazioni invece che risalgono all'assessore precedente, Felice Cagliani. Io non credo che si possa dire che questi 4 anni sono stati caratterizzati da un'immobilità, a parte che
come dire, sono assessore da un anno, a parte che bisognerebbe sapere che in genere per costituire dei bandi, per procedere a delle azioni, non è che oggi la decido, domani si concretizza. Ahimè, i bandi pubblici, oppure non ahimè, per fortuna, ma ahimè in qualche altro caso, richiedono tempi piuttosto lunghi e piuttosto precisi, fissati dalle norme di legge. Però faccio vorrei fare una veloce carrellata, così ci intendiamo. Manin, va bene, è stato un percorso farraginoso, ma siamo arrivati a concludere il percorso della tensostruttura. E in questi mesi abbiamo presentato una proposta di efficientamento energetico e con quella abbiamo partecipato a un bando della Regione Lombardia. Boccaccio, credo che basti andare al Boccaccio per vedere quanto quella situazione è cambiata e quanto si è modificata. E tra l'altro nelle prossime settimane si concretizzeranno, alcune si stanno già concretizzando adesso, delle nuove occasioni che renderanno quel centro, un centro più moderno, più attrattivo, più... Anche lì tra l'altro c'è una buona commistione tra l'esperimento sportivo, ma anche una scuola di musica e di arti che si mescolano anche in una nuova visione, anche in una nuova visione di gestione degli impianti sportivi. Il Lega Giovanile, che è, su cui c'è stato un project financing che si va a concludere, un bando piscine che con tutte le difficoltà credo che segni una gestione diversa. Ricordo a tutti che quando si parlò di bando gestione piscine fui accusato più volte di aver costruito un bando che avrebbe portato ancora all'affidamento agli soliti gestori delle piscine. Fu sui giornali, fui attaccato pesantemente su questa cosa. Direi che la storia poi, ha evidenziato un percorso diverso. Siamo poi a questo bando piuttosto corposo e significativo. Beh, insomma, se facciamo una verifica, le strutture che rimangono fuori, sportive e sestesi, che hanno subito degli interventi amministrativi, sono piuttosto poche. Certo, si può fare sempre di più e si può fare sempre meglio. Io credo che da questo punto di vista l'impegno sia stato un impegno costante e io credo che noi chiuderemo il bilancio di questi 5 anni avendo modificato sostanzialmente il panorama degli impianti sportivi. Ma non saremo noi a dirlo, saranno i cittadini ad accorgersene, perché se ne accorgono quando vanno al Boccaccio, se ne accorgono quando vanno al Manini, se ne accorgono quando vanno in altre strutture. Ci sono sicuramente delle cose in più che si possono fare e si devono fare. Viene continuamente citato, consigliere Caponi, non è assolutamente polemica. Io ricordo quell'ordine del giorno presentato all'inizio del nostro mandato. Parlava di un torneo internazionale di basket e di altre cose. Prontissimo, riportiamo l'ordine del giorno in una commissione, affrontiamolo, perché continua a essere citato, ma viene citato l'ordine del giorno e io faccio fatica a ricordare, e però evidentemente la forza non ce l'avevano, i contenuti di quel bando, di quell'ordine del giorno. Ma veramente non è polemico, se ci sono dei contenuti aggiuntivi al mondo dello sport che possono essere portati da tutti, io li accolgo senza nessun problema. Concludo, mi scusi Presidente, mi prendo ancora 2 minuti, perché tanto oggi abbiamo poi delle mozioni e quindi se magari... Io credo che questa città abbia... in questi anni compiuto dei passi importanti rispetto alla gestione degli impianti. Vorrei che la discussione non si limitasse semplicemente alla gestione degli impianti. Io credo che c'è bisogno però anche di un nuovo protagonismo del mondo associativo, dello sport, che torni a non pensarsi solamente come fruitore e utente degli impianti sportivi, ma che torni anche a dare un contributo in termini di idee, di gestione e di proposte. Non credo che la marcia del 1° maggio, è veramente chiuso, sia nata se non perché le società sportive un giorno avranno fatto una proposta. Io aspetto proposte. Noi nelle prossime settimane avremo una serie di manifestazioni sportive che mi vengono da alcune vengono da associazioni che con la storia di Sesto contano poco, ma che sono venute, si sono presentate, hanno fatto una proposta e stiamo verificando la fattibilità. Ecco, io mi aspetto questo protagonismo da parte dell'associazionismo sportivo, ma anche dai partiti. Voglio semplicemente, chiudo ancora un secondo solo, ringraziare, è stato un percorso lungo che ha visto un confronto difficile e anche faticoso a volte,
tra il Parco Nord e i nostri uffici. È stato un lavoro di squadra, come è quello del demanio dell'ufficio sportivo, e di questo voglio ringraziare gli uffici e i dirigenti che hanno guidato questo lavoro. Grazie al Vice Sindaco Rivolta. Proseguiamo con, prima di andare in dichiarazione, è stato presentato un ordine del giorno dal gruppo Movimento 5 Stelle. La parola alla consigliera Franciosi per illustrarlo. Grazie. Grazie Presidente. Allora, questo ordine del giorno in realtà era un emendamento che è stato tramutato in ordine del giorno, perché dopo una veloce dopo un veloce confronto con l'ingegner Zuccoli mi è stato detto che come emendamento sarebbe stato giuridicamente troppo difficile da attuare. Di conseguenza, sempre perché il tema della delibera di stasera è di fatto la costituzione del diritto di superficie, questa costituzione ci costa 40.000 euro, e sempre per il fatto che noi riteniamo che a questa spesa non sia sufficientemente, cioè che non ci siamo sufficientemente tutelati, nel senso che dovesse, Dio voglia che ciò non accada, dovesse andare in fallimento da qui ai prossimi anni uno dei concessionari o il concessionario che prenderà in gestione il terreno, finite le fideiussioni, noi comunque come comune ci troveremo a dover corrispondere all'ente Parco Nord i 40.000 euro. Di conseguenza, con questo ordine del giorno noi raccomandiamo alla Giunta di verificare, e qua lo leggo, la possibilità di richiedere al Parco Nord una rivalutazione del corrispettivo annuale nel caso in cui i soggetti concessionari dei due impianti sportivi non dovessero adempiere agli impegni sottoscritti nei contratti di concessione, al fine di mantenere l'equilibrio economico della città di Sesto San Giovanni. Perché ho ripetuto la questione di mantenere l'equilibrio economico? Proprio perché in commissione ci è stato chiaramente spiegato che la cifra, ed è stato anche ribadito stasera in consiglio, la cifra che noi corrisponderemo al Parco Nord è di fatto la base di gara per il bando, per cui sarà sostanzialmente un giro di posta. Nel momento in cui dovesse, Dio non voglia, venire a cadere uno di questi due elementi, noi ci troveremmo a dover investire con i soldi dei cittadini. Sono d'accordo che il rischio di impresa è uno dei modi per fare le cose, forse fare il rischio, insomma, il rischio di impresa di un imprenditore che rischia con i propri soldi, è vero, questi sono, vogliamo dire, solo 40.000 euro che cioè legato al totale del bilancio comunale di Sesto non è una cifra, però comunque rischiamo cercando di avere le spalle il più coperto possibile. Questa è l'unico timore che io mi sento di avere legato a questa delibera. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Su quest'ordine del giorno è previsto l'intervento di un oratore per gruppo. Se non ci sono richieste per intervenire, lo mettiamo in votazione. Non vedo richieste per intervenire. No, ha chiesto la parola in ordine il consigliere Tremolada. Prego. Grazie Presidente. Sì, capiamo l'intento di questo ordine del giorno e quindi penso che voteremo a favore di questa raccomandazione, perché era il massimo che si poteva fare in termini così legali. Solamente una considerazione a margine di questo voto, che riprendendo quanto diceva la consigliera Franciosi, della quale condividiamo appunto l'intento e quindi condividiamo la preoccupazione di fare il cosiddetto rischio di impresa, e quindi ci vede favorevoli per il fatto di condividere una parte di questo rischio di impresa anche col Parco Nord. È vero che l'imprenditore rischia i soldi propri e noi qua invece siamo a rischiare dei soldi
dei cittadini, ma sono soldi di tutti che noi in quanto amministratori rischiamo tutti i giorni. Qualsiasi scelta politica venga fatta, viene fatta sul futuro dei cittadini, sui soldi dei cittadini, e quindi noi ci sentiamo di farla comunque, e ci sentiamo che questa scelta sia stata comunque ponderata e il rischio sia del tutto calcolato, e i benefici che ne verranno alla cittadinanza pensiamo che saranno molto maggiori. Però giustamente c'è la possibilità di tutelarci ulteriormente, e non vediamo, anzi siamo d'accordo. Grazie. Grazie al consigliere Tremolade, ha chiesto la parola il consigliere Nossa, prego. Sì, allora innanzitutto per capire se ho capito o se abbiamo capito correttamente, mi spiego meglio. Facciamo finta che il singolo concessionario che prende o l'impianto A o l'impianto B, o il singolo concessionario che prende tutti e due gli impianti, dovesse avere dei problemi e quindi non riesce più a tutelare con i 40.000 euro all'anno il comune che deve dare come giro di posta al Parco Nord. Significa questo che se il concessionario nuovo a un certo punto non riesce a rispettare gli impegni, il comune a questo punto come raccomandazione dirà al Parco Nord: non riesco a soddisfare gli impegni, ti do 0, ti do 10, ti do 20. Ma a questo punto il concessionario che lo prende, se paga meno, tenta di fallire, perché il comune, noi cittadini non possiamo riappropriarci di quell'impianto e a questo punto rimetterlo a gara? E questa è la mia domanda e la mia perplessità. Cioè, se il concessionario non rispetta gli obblighi contrattuali, perché va rivisitato il tutto, mentre in realtà il comune a questo punto lo può prendere, lo può rimettere a gara? Se ho capito correttamente, se non ho capito correttamente, gentilmente, grazie. È un... Ma prima, non c'è... Sì, prego, può intervenire, sì. Come gruppo allora, politico. Allora, penso che il fatto che, nel, cioè, che si rivada a bando sia abbastanza... cioè, logico, lo darei anche abbastanza per scontato. Il punto è che tra un passaggio, tra un concessionario e un altro, potrebbe passare del tempo, potrebbero anche non presentarsi immediatamente, cioè potrebbero... il punto qual è? Che noi, a prescindere dal fatto che quelle aree siano... date in concessione a delle società sportive, a partire da stasera dovremo dare da qui ai prossimi 30 anni 40.000 euro al Parco Nord. A partire da stasera, con la, speriamo, certezza di avere a breve un bando e quindi dei concessionari che siano in grado di andare a coprire questa spesa. Però è vero anche che da qui ai 10 anni, cioè non lo so, è una veramente, non vorrei farla parte della cavillosa, però in questo momento mi rendo conto che sto cavillando. Stiamo impegnando per 30 anni delle finanze del nostro bilancio, non vedo perché tra tot tempo, se le condizioni non sono più quelle di oggi, non si possa andare a rivedere il tutto, non solo considerando che nel caso in cui il bando dovesse essere affidato per una cifra superiore ai 40.000 euro, l'extra, diciamo, il bonus extra, comunque non ci viene, non abbiamo deciso di non introitarlo, ma di darlo tutto al Parco Nord, per cui se hanno la possibilità di prendere di più, perché in caso di necessità non prendere di meno? Questo è la ragione. Grazie. Grazie. Ha chiesto il consigliere Caponi, prego. Come sì, grazie. Gruppo... No, rispetto a questa cosa, perché un consigliere Nossa, c'è scritto: il Consiglio Comunale raccomanda alla Giunta di verificare la possibilità, è un verbo dubitativo, quindi quello che lei diceva non viene escluso da questo ordine del giorno. Va bene, allora mettiamo in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo Movimento 5 Stelle.
Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 19, uno non pervenuto. Qualcuno che deve fare una dichiarazione al microfono acceso? No? Il Consiglio approva. Un attimo, ci vuole del tempo per l'esposizione della tortina. Attenzione. Presidente, posso? Il mio voto è favorevole, non è venuto fuori, ma è favorevole. Grazie. Consigliere Sbardella, favorevole. Quindi Consiglio approva 20 su 20 all'unanimità. Andiamo avanti con la dichiarazione di voto, iniziando con la Federazione della Sinistra e Consigliere Feltrin. Prego. Grazie, Presidente. Preciso, scanso di equivoci sin all'inizio, che il mio voto sarà favorevole. Mi permetto solo due precisazioni in fase di dichiarazione di voto. In primo luogo, mi auguro, avendo notato appunto per prima in commissione la mancanza dell'atto di retrocessione della proprietà da parte del Comune in favore appunto del Parco Nord di alcune aree, che appunto con il voto di questa sera e gli atti successivi a questo voto si possa rimediare a questo piccolo deficit formale. In secondo luogo, vorrei solo dire una cosa. So che la mia potrà essere perlomeno una voce dissonante, forse per molti dei presenti questa sera anche anacronistica, però sul tema specifico della delibera in oggetto questa sera si è aperta una discussione più complessiva sullo sport in città. Preciso che il mio non è un giudizio di merito sulle scelte operate dall'amministrazione. Lo ricordava prima il consigliere Nossa, ahimè siamo costretti a scelte, soprattutto quando parliamo di investimenti, di spese, no, di voci, no, di bilancio, a scelte in ordine a priorità appunto in queste spese. Scusate. Ma quello che io registro il più delle volte è un ricorso appunto in favore, no, del privato, quando il pubblico, ripeto, non per volontà oggettive di questa giunta, non è più in grado di garantire alcuni servizi ai cittadini. È un ricorrere a misure emergenziali. Mi piacerebbe allora sperare che il pubblico sappia riscoprire un ruolo di protagonista, proprio perché, come è stato ricordato in qualche intervento in precedenza, l'obiettivo è appunto quello di garantire un'accessibilità universale, ad esempio ai servizi, in questo particolare allo sport. E a mio giudizio appunto la garanzia, l'unica vera garanzia per un accesso universale sarebbe quello appunto di rivedere, come dicevo pochi istanti fa, un protagonismo, no, del pubblico fattivo nel garantire appunto questo accesso. So che non dipende dalle, no, scelte individuali soggettive di nessuno in questa sala, né tantomeno dei componenti di questa giunta, però mi consentite, l'accesso appunto ai servizi, e non in questo caso quelli, no, dello sport, questo accesso universale che raggiunge tutti i cittadini, ma non solo per lo sport, è garantito solo dalla capacità di investimento appunto del pubblico. Una precisazione, un'ultima, poi termino.
voglio vedere da questo punto di vista, allora, riferendo appunto anche al tema, no, del precedente, scusatemi, del precedente dibattito sul il rischio di impresa rappresentato dai 40.000 euro, voglio leggere quei 40.000 euro in realtà come una sorta di investimento che questa città fa a favore dello sport più che un rischio di impresa, quindi un piccolo contributo che l'amministrazione dà nel sostenere appunto gli impianti sportivi. Quindi il mio voto sarà favorevole, grazie. Grazie al consigliere Feltrin. Sinistra, Ecologia e Libertà, consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. Anche noi promettiamo che il nostro voto sarà favorevole. Vorremmo dare, come dire, un consiglio, una considerazione. Sarebbe molto bello in futuro vedere la continuazione e il collegamento della pista ciclabile che da via Rovani giunga fino al campo della Pro Sesto, non sono chilometri, e quindi, come dire, un'opportunità in più per raggiungere una mobilità dolce quel luogo, ecco, perché adesso non lo è, o lo è solamente molto molto parzialmente. La seconda cosa, ed è una considerazione, direi amara, è che sicuramente in questi anni lo sport e la cultura sono state le prime vittime del mercato che si è preso possesso dei beni pubblici, dei beni comuni. Ecco, ci piacerebbe che, diciamo, i beni pubblici e i beni comuni fossero un attimino rivalutati, a iniziare dallo sport e dalla cultura, o forse prima dalla cultura e dallo sport, è indifferente, però riappropriamoci di ciò che è nostro, perché le tasse probabilmente servono anche a questo. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Gruppo Movimento 5 Stelle, consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Allora, rispetto al criterio di urgenza che il vice sindaco Rivolta prima diceva, o erroneamente l'ho citato io, l'ho detto io in commissione, mi sentirei di riportare, di rilevare che in delibera c'è proprio scritto invece che sono urgenti le opere di adeguamento normativo alle infrastrutture sportive, e si pensa di fare queste urgenti opere in quest'estate. Non solo, ma le indicazioni riportate da Martini sempre in commissione erano che l'ASL ormai non fa più dei richiami gentili, ma sta facendo dei richiami piuttosto pesanti sul fatto che al Breda ci sia ancora il tetto in Eternit. Detto questo, partendo dal presupposto che io non ho mai detto che non dovevamo fare niente, non credo che, non mi voglio neanche fare fautrice dell'immobilismo, ma ormai noto che è la seconda volta nell'arco di poco che mi viene detto questo, per cui va bene, ne prendo atto. Quello che col mio intervento ho voluto sottolineare era che appunto secondo noi la Costituzione del diritto di superficie avrebbe dovuto essere un po' più tutelante, cosa che ho ribadito con la presentazione dell'ordine del giorno. Bando e contratto non sono il tema della delibera, ha ragione Assessore Rivolta. Speriamo, come ha detto lei, che in commissione a breve, visto che tra l'affidamento e la partenza delle opere mancano due mesi, tre mesi, perché l'estate è qua, speriamo che a breve ci verrete a illustrare quali sono i criteri minimi del bando e per quindi rassicurarci un po' di più. Detto questo, noi ci auguriamo che il progetto decolli e che faccia il bene per la nostra città. Concluderei quindi dicendo che l'intervento dell'assessore Rivolta stasera in Consiglio Comunale ci ha convinto, che le garanzie che ci ha dato di trasparenza dimostrano che purtroppo ci avete dimostrato soltanto oggi, ci ha messo di fronte all'evidenza che appunto gli accordi sono più o meno stati presi, precedentemente presi. E siamo d'accordo sul fatto che lo sport debba essere fortemente incentivato, di cui di conseguenza aspettiamo il bando e ci asterremo fiduciosamente. Grazie. Grazie consigliere Franciosi, Democratici per il Cambiamento, consigliere De Noia. Prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie
Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capoli. Grazie Presidente. Due piccole considerazioni. La prima, consigliere Nossa, rispetto al nostro progetto che presentiamo all'inizio, pronti a rivalutarlo, noi organizziamo un convegno con la presenza di due docenti dell'Università di Verona, il responsabile del centro di Treviso, presenziò l'assessore allo sport, allora avevamo provveduto a trasmettere all'assessore i contatti, la documentazione, li abbiamo messi in contatto, quindi voglio dire, lo rifacciamo volentieri, per carità, purché da parte della maggioranza ci sia tutta quella voglia di realizzarlo, perché poi è compito della maggioranza decidere se il progetto, però sicuramente assessore Rivolta, io mi metto a disposizione col mio gruppo per ridarle ulteriormente ancora una volta tutti i contatti, perché possiate valutare la bontà di questo progetto, che tra l'altro ha trovato espressione e radicamento in molte città dell'Italia, non ultima Roma, è stato anche in alcuni comuni del Lazio e mi pare della Toscana, a costo zero per le amministrazioni comunali, perché c'erano dei finanziamenti all'epoca del CONI, che adesso non so ci saranno ancora, però mi ricordo che all'epoca, quando organizzammo quel convegno, c'era presente una funzionaria del CONI che aveva garantito la presenza di avere questi fondi per fare questi centri 0-2-4-6 anni. L'altro aspetto, assessore Rivolta, guardi che nessuno ha parlato di immobilismo se non dalla sua parte della maggioranza. Nessuno di noi ha iniziato a dire immobilismo. Ci siamo limitati a riprendere perché è dei banchi della sua maggioranza che si è parlato di arrabattamento e di immobilismo. Detto questo, è una delibera di natura tecnica sostanzialmente, non è una delibera che riguarda la politica dello sport. Ovviamente, visto il contenuto, i temi, gli argomenti in gioco, è innegabile che è un argomento che sta a cuore a tutte le forze politiche, abbiamo portato la discussione politica sul tema sportivo. Quindi, cosa dire? Noi su questa delibera tecnica, ripeto, i contenuti sono abbastanza oscuri a noi, perché dietro ovviamente c'è tutto un progetto, quindi il nostro voto è di astensione e non è contrario, perché non vogliamo fare ostruzionismo, mero ostruzionismo finalizzato al nulla, è di astensione e ovviamente aspettiamo che le parole dell'assessore Rivolta si trasformino in atti concreti e presto venga presentato quello che è stato definito una nuova visione della politica sportiva della Giunta. Grazie. Grazie al consigliere Caponi. Per il Partito Democratico la dichiarazione di voto la fa la consigliera Pietra. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto questa non è una delibera tecnica, ma è una scelta precisa, una delibera direi politica, nel senso che il protagonismo dell'ente locale c'è nel momento in cui sceglie di farsi carico e di gestire, in questo come compreso nella delibera, tre importanti impianti sportivi con tutte le attività che ci sono dentro. E direi che è il controllo dell'ente pubblico che garantisce la partecipazione di tutti e di tutti. Io voglio ripetere una frase che ho già detto in un'altra occasione, che per me fu abbastanza pesante, però è una frase in cui credo. Io credo che le politiche del welfare, proprio perché connesse alla vita di oggi, ai cambiamenti di oggi, non possono che cambiare di conseguenza a questi cambiamenti. E si tratta di capire come sperimentare il nuovo tenendo presente l'interesse, lo star bene delle persone e la loro vita. Quindi io credo che, non sono così convinta che oggi come oggi per forza tutto funzioni solo se è pubblico. E solo questo garantisce. Io credo che in quell'incontro tra pubblico e privato, con una forte presenza politica di scelta del pubblico, si possono gestire una serie di cose che forse fino a ieri erano appannaggio del pubblico. Credo che questo sforzo vada fatto, altrimenti si rischia che poi tutto deve rimanere pubblico, il pubblico non ce la fa e vabbè, noi naturalmente siamo favorevoli. Grazie alla consigliera Pietra, quindi mettiamo in votazione
la delibera avente per oggetto la costituzione di diritto di superficie di 30 anni da parte dell'ente Parco Nord a favore del Comune di Sesto San Giovanni. Ci sono due votazioni, quindi partiamo con la prima. Prego, inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari nessuno, astenuti 5, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Un attimino che andiamo in seconda votazione. Grazie regia. Andiamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari nessuno, astenuti 4, favorevoli 16. Consiglio approva, uno non pervenuto. La può fare una dichiarazione a microfono acceso, grazie. Il mio voto è di astensione. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Grazie regia, vedo alcuni consiglieri che si allontanano, ma c'è da fare subito la votazione dei verbali. Per cortesia potete ritornare, anche il sindaco, grazie. Signor sindaco, grazie. Procediamo con la votazione, con l'approvazione dei verbali delle sedute consigliari dei giorni 15 febbraio, 25 febbraio, 29 febbraio, 14 marzo 2016, ore 20. Inizia votazione, prego. Adesso fai la mozione, no? Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari nessuno, astenuti 4, favorevoli 17. Il Consiglio approva. Un attimo di attenzione. Come prevede l'ordine del giorno ci sarebbero le mozioni, ma io ci sono sempre nell'ordine del giorno due manifestazioni di intenti presentate dal consigliere Nossa, quindi una sola manifestazione di intenti porta via il tempo di 55 minuti, quindi facciamo la manifestazione di intenti e così tiriamo per non andare oltre la mezzanotte. Perché è previsto dal regolamento che l'ultima mezz'ora del Consiglio si discute a mozione di intenti. Quindi darei la parola al consigliere Nossa per illustrare la sua manifestazione di intenti inerente allo stabile di ex Alitalia. Grazie. Sì, grazie. Una piccola premessa, è una manifestazione di intenti, non si è potuta fare una mozione per il semplice motivo che tratta un'urgenza e quindi non si sapeva la mozione come che tempi avesse avuto. Mentre l'altra manifestazione di intenti, che è quella sulla Costituzione, stiamo cercando di farla diventare mozione, alla prossima capigruppo ne parleremo tutti insieme. La leggo. Premesso che la nostra città, insieme ad altri comuni definiti a tensione abitativa, con l'acuirsi della crisi economica e sociale, sta vivendo un'emergenza abitativa dalle dimensioni sempre più allarmanti. La perdita dell'alloggio è un tema angosciante e centrale, di fatto un fenomeno destabilizzante che rischia di minare i concetti stessi di civiltà e coesione sociale. La nostra città ha una lunga tradizione di tutela del diritto all'abitazione per l'insieme della popolazione tutta. Rilevato che le ampie e diverse risposte che l'amministrazione ha messo in atto purtroppo risultano insufficienti a coprire le domande di alloggi necessari nella nostra città, che diversi edifici presenti sul territorio sestese sono completamente abbandonati, creando spesso un problema di ordine pubblico, l'articolo 42 della nostra Costituzione dice che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento, i limiti e lo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi prevenuti dalla legge, salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Visto che nelle linee programmatiche del sindaco al capitolo il comune ha il diritto ad abitare, le politiche della casa, viene detto, occorre sviluppare un'analisi continua del quadro demografico ed una lettura attenta dei bisogni abitativi che permetta di pianificare con efficacia lo sviluppo urbano, dando risposte concrete alle diverse necessità. Il Consiglio Comunale, in una seduta del 2014, aveva dato mandato alla Giunta di attivare urgentemente un tavolo sociale metropolitano relativo alle politiche abitative e per il riutilizzo degli edifici dismessi. Considerato che questa amministrazione ha difeso i propri presidi industriali e artigianali da eventuali speculazioni urbanistiche, dimostrando una particolare sensibilità a porre un freno a fenomeni speculativi di aziende che delocalizzano la loro attività per poi fare cassa con i meni immobili svuotati da ogni funzione produttiva, l'occupazione degli uffici dell'ex Alitalia è un'esperienza importante nella mobilitazione per affermare il diritto alla casa e l'utilizzo sociale degli immobili sfitti. Ritenuto che l'esperienza sociale e culturale del resident sociale, definito Aldo 1026/1, all'interno degli uffici ex Alitalia deve essere riconosciuta e difesa, essendo fortemente minacciata dalla richiesta di sgombero, in quanto è stata ed è per molte famiglie l'unica soluzione alla mancanza di un'abitazione. Consiglio Comunale esprime solidarietà all'esperienza del resident sociale Aldo 1026/1, auspicando che prosegua le proprie attività all'interno dell'ex Alitalia o in stabili alternativi. Chiede al Sindaco e alla Giunta di Sesto San Giovanni di invitare una lettera di sensibilizzazione al Prefetto e al Sindaco della città metropolitana e di farsi partecipe ad una mediazione favorevole all'esperienza maturata dalle associazioni che animano lo stabile all'Italia Linee Aeree S.P.A. situato nella nostra città in via 24 maggio 6810, ora in fallimento e sotto la minaccia di uno sgombero. Chiede al Sindaco e alla Giunta di Sesto San Giovanni, ove possibile, di interagire direttamente con la o le proprietà e con chi gestisce gli immobili stessi. Grazie. Grazie al consigliere Nossa per questa manifestazione prevista. Possono intervenire il Sindaco e un consigliere del gruppo. Quindi ha chiesto la parola il consigliere come gruppo Partito Democratico, consigliere Tremolata, prego. Grazie Presidente, intervengo subito e dico subito che non entrerò nel merito della manifestazione di intenti che solleva un tema delicato e complesso sul quale personalmente come gruppo avremo molto da discutere e da dire, ma riteniamo che appunto proprio perché il tema meriti una trattazione molto più estesa di quello che 5 minuti per gruppo ci consentono di fare, non sia nel metodo e non nel merito, ripeto, possibile fare. Capiamo le ragioni d'urgenza di chi ha presentato la manifestazione di intenti, per cui avendo questo strumento a disposizione per sollevare il problema che riveste secondo lui carattere d'urgenza, abbia presentato questa manifestazione di intenti. Ciò nonostante, appunto, siccome le posizioni all'interno del gruppo che rappresento sono articolate, differenziate, perché il tema appunto è complesso ed è difficile semplificare quello che su questo tema abbiamo la voglia di condividere con la città. Sinceramente in 5 minuti io non riuscirei neanche a sintetizzare la mia di posizione personale rispetto appunto al tema della casa e nello specifico al tema della casa inteso come emergenza abitativa e nello specifico al tema sollevato da questa manifestazione di intenti che appunto da un taglio particolare e appunto meriterebbe un approfondimento che non ci consente, ripeto, non consente neanche a me nei 5 minuti di dire quello che penso a riguardo, tantomeno di sintetizzare un dibattito che all'interno di un gruppo ricco e complesso come fortunatamente quello che rappresento appunto diventa assolutamente impossibile. C'è assolutamente la disponibilità a parlarne,
ovviamente non in questa sede, quindi io suggerisco al mio gruppo di votare contro, ripeto, non nel merito di quello che viene qui proposto e considerato, ma nel rispetto al merito, al metodo che non ci permette di affrontare con i dovuti modi il tema. Grazie. Grazie consigliere Tremolada, ha chiesto la parola il consigliere Feltrin, prego. Grazie Presidente. Debbo registrare con dispiacere la dichiarazione del consigliere Tremolada, ma non perché non rispetti le opinioni divergenti altrui. Semplicemente volevo far memoria di un passaggio precedente in questo Consiglio Comunale. Io ormai qualche mese fa ritirai un ordine del giorno che aveva appunto ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili dismessi in questa città, dichiarando che avrei fatto volentieri questa operazione a patto che ci si assumesse l'impegno formale, no, di un passaggio dove venissero affrontate appunto in modo, scusatemi, realistico tutte quelle forme di sperimentazione appunto del riutilizzo a fini sociali di beni immobili abbandonati. Ora ritengo sia improcrastinabile questo impegno da parte appunto di questa amministrazione. E lo dico facendo riferimento agli ultimi dati oggettivi in mio possesso, ovvero la relazione, scusatemi, ma stasera la voce non mi assiste, la relazione del settore socioeducativo. Facendo riferimento ai dati, mi pare, dello scorso autunno, si faceva notare come già fossero state avanzate, no, affrontate dall'ufficio casa, no, qualcosa stile 2000 colloqui. Quindi l'emergenza abitativa sta diventando appunto un assillo sempre più, no, pressante nei confronti della pubblica amministrazione. Come ebbi modo già di dire in precedenza, io non sto sottovalutando, sottostimando il lavoro di questa giunta. In quella relazione molto puntuale che invito tutti i consiglieri a rileggere, venivano indicate tutta una serie di interventi. Da un lato le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma veniva anche sottolineato come sta diventando significativo il dato di contrazione del patrimonio pubblico, fruibile per nuove assegnazioni. Così come secondo strumento veniva citato appunto il contratto di sublocazione, ma anche in questo caso si diceva l'amministrazione sta operando per una riduzione del numero di sublocazioni in quanto concepite come strumento di passaggio temporaneo in attesa di assegnazione ERP. Terzo strumento, maxi strumento, possiamo definirlo così, collocamenti in emergenza abitativa, no? Citando tutta una casistica, alberghi, casa albergo, residence Puccini, fondazione Pelucca, fondazione Arca. Allora, tutte lodevoli iniziative. Naturalmente, lodevoli iniziative che però, stando ai dati appunto che citavo prima, sempre più, no, da emergenza sociale, in qualche modo non riescono a raccogliere in questo momento questa crescente domanda. E ricordavo già in passato che appunto questa città è stata quello che è stata, no, nella sua storia, appunto perché ha anche avuto il coraggio di osare, mettere in campo, sperimentare anche nuove soluzioni. Io penso che appunto il tema del riutilizzo appunto dei beni dismessi possa essere il banco di prova per, no, misurarci con il coraggio di nuove scelte. Ricordava il consigliere Nossa appunto nella presentazione appunto di questa mozione di intenti che io ho sottoscritto convintamente, appunto
quanto stabilito dall'articolo 42 della nostra Costituzione. Abbiamo scoperto nello scorso Consiglio di avere un Consiglio ricco, no, di giureconsulti, possono suffragarci nella lettura di questo dato, ma io volevo solo richiamare, e vado a conclusione perché vedo il tempo sta sfuggendo, l'interpretazione appunto dell'articolo 42 offerta dal professor Paolo Maddalena, che fu già, no, vicepresidente della Corte Costituzionale, il quale dice: qualunque bene abbandonato in virtù della cessazione della sua funzione sociale debba ritornare nella disponibilità del soggetto che originariamente ne è proprietario e che ne aveva ceduto parte ad un singolo privato. Questo soggetto altri non è che il popolo sovrano. Se il singolo non utilizza il bene, il popolo sovrano se lo riprende. Ad esempio, se un imprenditore delocalizza la fabbrica all'estero per guadagnare di più e poi vuole trasformare in immobile in albergo, è fuori dalla Costituzione. Non si inventa niente. Anche gli antichi romani, nella loro saggezza, stabilirono che le res nullius non esistevano, perché non potevano immaginare l'esistenza di un bene non appartenente a nessuno. E questo principio era accolto anche nel rivoluzionario Statuto Albertino del 1848. Se non c'è funzione sociale, termina appunto il professor Maddalena, non c'è tutela giuridica. Ora, appunto, io sostengo, no, convintamente appunto l'importanza, no, di osare queste nuove forme di sperimentazione, raccogliendo anche quanto di positivo, poi possiamo discuterne finché volete, ci può essere nell'esperienza appunto dell'edificio ex Alitalia. Grazie. Grazie al consigliere Feltrin. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia. Prego. Grazie Presidente. Anche noi faremo delle brevi considerazioni, dato il tempo a disposizione. Uno è che la storia di questa occupazione la conosciamo bene abbastanza tutti, no? Era stato occupato prima uno stabile, dopodiché l'amministrazione aveva invitato gli occupanti ad uscire e a partecipare a un tavolo, in realtà poi è venuta un'altra occupazione immediatamente dopo e non è stato dato a seguito a quella richiesta dell'amministrazione. Non abbiamo le fette di salame davanti agli occhi, viviamo in città e sappiamo anche che chi occupa questo stabile non sono dei pericolosi terroristi, ma sono persone che hanno effettivamente la necessità di avere una casa. Tuttavia ci sembra, come dire, abbastanza fuori luogo, ma non lo dico in maniera offensiva nei confronti di chi ha presentato questa manifestazione di intenti, al quale riconosciamo con coerenza un impegno nel portare avanti questo tipo di discussione già da tempo. Lo dico però, invitare il sindaco o comunque le istituzioni ad appoggiare una situazione che comunque nasce da una questione di legalità, che è un'occupazione volente o nolente, è un'operazione illegale, ci sembra poco opportuno. Rimaniamo comunque, perché quello degli stabili che non sono degli stabili dismessi e che possono essere riutilizzati per dare opportunità a chi una casa non ce l'ha, e in questo periodo viviamo questa emergenza tutti quanti in maniera abbastanza accurata, sicuramente è uno di quegli argomenti che dovranno per forza riguardare non solo Sesto San Giovanni, che tra l'altro è una di quelle città che ha un patrimonio di edilizia pubblica, è forse solo il secondo nella provincia di Milano, e quindi di questo ha fatto sempre nella storia esempio. Credo che quello degli stabili abbandonati sia sicuramente un tema che è all'ordine del giorno di questa amministrazione, o comunque anche di chi amministrerà in futuro questa città, debba essere assolutamente preso in considerazione. Per quello che dicevo prima, comunque il nostro voto a questa manifestazione sarà contrario. Grazie al consigliere De Noia. Non vedo, ha chiesto la parola il consigliere Capone, prego. Grazie Presidente. Sicuramente l'argomento è delicatissimo e ha una portata ampia, e francamente mi pare anche riduttivo doverlo ridurre in 30 minuti poco più. Anche perché secondo me il problema che pone lei, consigliere Nossa, che merita veramente la massima attenzione, anzi devo dire che la sua manifestazione di intenti è molto, ci trova molto sensibili, comporterebbe anche un'analisi del progetto che ci sta dietro,
le persone che hanno portato avanti questo progetto. Credo che l'analisi politica debba essere anche in quell'ottica. Però mi pare di capire che senza la partecipazione, almeno il metodo tranciante del suo compagno di coalizione PD, noi stasera la manifestazione di intenti abbiamo già deciso che fine farà, quindi mi sembra veramente ultronio discuterne, perché non mi pare che si possa cavare nulla, come si suol dire, prende porta a casa, perché di fatto questa manifestazione di intenti ha senso e significato se può essere oggetto di un dibattito politico aperto, costruttivo, di riflessione, ma mi pare che la presa di posizione porti ad una posizione di completo chiusura. Ovviamente, come diceva il Presidente del Consiglio Comunale Ignazio Boccia, attendiamo la posizione del Sindaco sulla sua manifestazione di intenti per capire qualcosa di più. Grazie. Grazie consigliere Caponi. Ma consigliere Nossa ha chiesto la parola, le voleva aggiungere qualcos'altro? Come capogruppo io l'ho presentata come manifestazione, come capogruppo adesso parlo 5 minuti, probabilmente anche meno. Semplicemente... No, vorrei fare una precisazione, perché no, nessuna precisazione. La manifestazione di intenti è una cosa diversa da una mozione o da una delibera. Lei ha già esposto politicamente questa manifestazione, perché è un atto politico. Quindi non c'è, io mi sono consultato con il segretario, comunque se vuole aggiungere altro non siamo qui a fare... No, prego. Leggo così cerchiamo di capire, come ho detto prima, se capiamo la stessa cosa. Allora... Non mi ricordo di questo. Se c'è stato un precedente, no, allora confermo la... No, mi chiedo scusa. Io non ricordo. Sì, ma non è che se uno attraversa col rosso una volta poi deve attraversare sempre, cioè non, magari ha sbagliato una volta. Comunque al di là di questo esempio che... No, non ho sbagliato la prima volta, forse sto sbagliando adesso. No, ma le sto spiegando. Dopo la segretaria mi può dire se ho capito quello che sto leggendo, perché qui ultimamente capisco sempre meno, ma l'età e l'allergia va su un po' per tutti. Le proposte che abbiano per oggetto un'obiezione di intenti del Consiglio Comunale non impegnano il bilancio del Comune né modificano le norme vigenti di qualsiasi amministrazione, non è necessaria la preventiva iscrizione nell'ordine del giorno. Manifestazione di intenti presentata in forma scritta e sottoposta al Presidente. La manifestazione di intenti discussa e votata negli ultimi 30 minuti della seduta può essere illustrata da uno dei proponenti per non più di 5 minuti. Possono intervenire il sindaco e un rappresentante per gruppo. Un rappresentante per gruppo. Io sono un rappresentante per gruppo. Ecco, questo che sto cercando di dire. Ok? Presentata, intervento. Sono due cose diverse, secondo me. Poi, per amor del cielo, tutto è discutibile, come l'ho detto in precedenza. Io non ricordo. Vabbè, prego, faccio il suo intervento. Sì, grazie. No, allora, innanzitutto... devo dire che apprezzo la posizione del consigliere Tremolade, nel senso che ha detto che vi è la impossibilità di entrare nel merito, ma che purtroppo il metodo non era, e quindi sicuramente mi aspettavo un voto di astensione, perché se uno non entra nel merito, a questo punto mi auguro che si astenga, perché sennò è entrato e come nel merito. Però va bene, ci sta, non è un problema, però era... Sempre perché il merito è una cosa, il metodo è un'altra. Se uno non entra nel merito non si può decidere cosa votare, ma non è questo il problema. Ho visto quando ho presentato questa manifestazione di intenti che effettivamente c'è molta sensibilità su questo tema, perché ho visto anche che c'era una interrogazione della lista Sesto nel Cuore di 4 mesi fa circa, che chiedeva lumi sul perché questo progetto così importante, che ha dei numeri così corposi, di capire un pochino come si stava sviluppando. Vorrei far presente 2 cose, se vogliamo anzi 3, visto che parliamo di illegalità. Uno, l'articolo 42 della Costituzione, come diceva il mio collega e saggio Giacomo Feltrini al mio fianco, che dice della proprietà privata dove hai limiti, sottolineo dove hai limiti. Secondo, l'articolo 52 del regolamento edilizio del nostro comune, che dice che chi ha la proprietà deve mantenerla in un certo modo. E non sempre questo avviene. Poi c'è l'articolo 54 della Costituzione, che parla di stato di necessità, e la casa è uno stato di necessità. Quindi cerchiamo di capire, loro saranno probabilmente borderline,
però sono borderline, quindi sono al limite della situazione, perché qualcuno li ha messi in quel limite, non forse, come dire, facendo sì che la Costituzione, e non ho detto la legge del 2 di Picche, sia la base della nostra vita quotidiana, oggi, domani e anche ieri. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Grazie Presidente. Allora, fermo restando che noi come gruppo non abbiamo mai, cioè abbiamo sempre ritenuto scorretto il primo movimento, cioè il fatto, la realizzazione come si è realizzato il residence sociale, cioè l'occupazione. Di fatto il residence sociale, Aldo dice 26 per 1, è una realtà sul nostro territorio. Ha dato alloggio a diverse famiglie che sono iscritte alle graduatorie per poter avere accesso a una casa popolare alle quali in questo momento non può essere data. Sono famiglie che in alternativa possono essere soltanto separate, il padre in mezzo alla strada e la madre, i figli collocate chissà dove. Io ne ho avuto esperienza diretta di una famiglia in questo caso. Mentre Aldo dice 26 per 1 ha dato loro una collocazione più idonea per il mantenimento del nucleo familiare. Sicuramente bisogna considerare questa realtà, è una realtà che ha avuto successo perché nonostante tutto sta andando avanti, come diceva il consigliere De Noia, non ci sono terroristi, non ci sono neanche criminali incalliti che stanno portando il degrado in quella zona, tant'è vero che le forze dell'ordine riferiscono famiglie in quell'edificio. Gli assistenti sociali di Milano mandano famiglie in quell'edificio. Questo è grave, lo so, però è una realtà, sindaco, purtroppo è una realtà e non ha neanche più senso nascondersi dietro a un dito, è una realtà. Di conseguenza continuare a negare l'esistenza di questa realtà è quantomeno sciocco, anche perché in quell'edificio ci sono famiglie con bambini nati lì. Quindi sono d'accordo sul fatto che bisogna cercare di interessarsi. Poi sulla possibilità di espropriare edifici inutilizzati da privati che li lasciano a marcire, credo che sia la soluzione migliore piuttosto che arrivare all'occupazione. Io l'occupazione mi dispiace, ma non trovo che sia la soluzione al male. Non si fa così, anche perché così si darebbe l'approvazione a chi ritiene di esserne il giusto quando occupa. Però questa manifestazione di intenti chiede altro, chiede di in particolar modo di interagire con la proprietà e di interagire con il prefetto per evitare che le famiglie vengano sgomberate e che poi diventeranno di fatto un nostro problema, perché nel momento in cui quell'edificio verrà svuotato dallo sgombero, poi sarà compito del comune di Sesto San Giovanni ricollocare tutte quelle famiglie, per cui forse in un momento in cui è difficile collocare delle famiglie presso le case popolari, forse potrebbe essere un atto coraggioso quello di capire come hanno risolto il problema e se questa cosa può essere replicabile altrove. Grazie. Quindi voteremo a favore. Grazie alla consigliera Franciosi. Se non ci sono interventi, ha chiesto. No, prima c'è un altro intervento, vuole intervenire il sindaco? Prima la parola al sindaco e poi c'è una richiesta dalla consigliera Pinto. Sì, no, in realtà non entro nel merito della manifestazione di intenti, però siccome il consigliere Caponi mi ha tirato in ballo e mi ha chiesto, aspettiamo dal sindaco di sapere cosa ne pensa, io non posso che ribadire. Se non è così, no. Io ho capito. Okay.
Allora, ovviamente devo rispondere e io ribadisco quello che ho in più sedi e più volte detto, anche durante una ripresa televisiva che è stata fatta, cioè io condanno nello stesso modo chi come le finanziarie che hanno in pancia questi spazi vuoti non fa nulla, nulla, li tiene lì a marcire, come si dice, ma anche chi occupa, perché siamo in uno stato di diritto, la proprietà privata è garantita. Va bene? Allora si esce di lì e si inizia un discorso molto politico rispetto a cosa fare degli immobili vuoti. Cosa fare rispetto ai immobili vuoti, dove però sia ben chiaro, non è che un sindaco a un sindaco compete quello che compete al legislatore nazionale, eh? È chiaro? A un sindaco non compete questa cosa, è vero che ormai è diventato il punto di riferimento per qualsiasi cosa non funzioni, ma un sindaco non compete questa cosa qui, non compete. Ma ci possiamo anche mettere a disposizione, ma c'è un legislatore nazionale, occupazione degli spazi pubblici, occupazione, edifici vuoti, capire che cosa fare in modo provvisorio, legislatore nazionale, disponibilità a sperimentare qualunque cosa, ma non a fare, come dire, ad intervenire un amministratore pubblico, non può fare una cosa che va contro la legge. E qui si apre, sono d'accordo con chi dice che un dibattito di questo genere non si risolve in 5 minuti, quindi sono perfettamente d'accordo. Per conoscenza del Consiglio Comunale di Famiglie Assistenti, lì dentro ce n'è una, perché è stato fatto a suo tempo una, come dire, una registrazione di tutte le persone presenti. Questi sono i dati che ci sono stati dati dalla prefettura e ci sono 2 singoli cittadini sestesi. Il resto sono persone che vengono da altri comuni, per lo più da Milano. Quindi il problema non è legato all'emergenza abitativa di Sesto rispetto all'occupazione dell'Alitalia. Grazie al Sindaco per questa precisazione, che non risolve i problemi, però è una precisazione che io non conoscevo, e grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Pietra, perché come da regolamento gli do la parola, perché lei fa una dichiarazione di voto di forma al suo gruppo. Prego. Sì, chiedo scusa, mi spiace anche per il gruppo, so che irriterò dalle persone, però questo è un argomento che io ho portato anche nel gruppo. Personalmente io sono andata a visitare senza preavviso prima di Natale questo luogo, ho visto determinate cose, ritengo che il dolo iniziale sicuramente, ma che di fatto è un esempio di solidarietà sociale che funziona, che dà delle risposte, tant'è vero che, come sappiamo tutti, come è venuto fuori persino sui TG nazionali, che la polizia, quando non sa dove situare un nucleo familiare che è per strada, porta in quel luogo le persone. È vero che non si può discutere, purtroppo è vero, il tempo è pochissimo e non si può dire, ma credo, sinceramente ritengo che alcune persone abbiano detto invece in realtà come vedono questo problema. Siccome io mi riconosco nella richiesta di fare, di interessarsi a una cosa che di fatto è sul nostro territorio e delle azioni che siano quelle di parlare appunto con la polizia, insomma, non mi viene in mente il nome, viene il prefetto, grazie, con il sindaco della città metropolitana, eccetera, lo ritengo un atto che sia possibile fare e quindi il mio voto sarà a favore di questo ordine del giorno. Grazie alla consigliera Pietra, quindi andiamo in votazione della manifestazione di intenti presentata dal consigliere Nossa. Inizia votazione, prego. Nossa e Feltrin. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 12, astenuti 2, favorevoli 7. Il Consiglio non approva. Dov'è?
Posso cambiare il voto? Ho sbagliato. Ho sbagliato. Prima la consigliera Titta Ferrante, a seguire il consigliere Sbatella, prego. Allora, il mio voto è a favore. Avevo una sola perplessità nella prima frase che volevo venire a dirla, perché qui si auspica che prosegua l'attività all'interno dell'ex Alitalia. Proseguire le attività anche non qua. Ecco, se era... Quindi no, ma ormai la votazione... Mi scusi, la votazione è avvenuta. Comunque voto a favore. Quindi la consigliera Titta Ferrante, il suo voto è favorevole. Consigliere Sbardella? Attenzione. Sì. Che rimangono comunque sia due gli astenuti. Sette. Quindi la votazione finale è 21 presenti, 8 a favore, 2 astenuti e 11 contrari. Quindi il Consiglio non approva. Grazie e vi raccomando di riposarvi, ci vediamo a fine mese che abbiamo quattro serate di Consiglio Comunale. Grazie, buonanotte a tutti.